Buongiorno signori, grazie di essere qui in collegamento virtuale. Vi ringrazio tanto, grazie quindi ai professori Varsori, Di Rienzo e Parlato di aver accettato questa sfida, questa modalità per condurre questo convegno. Chi sono io? Io sono il generale di brigata Poli. E sono il capo dell'Ufficio Generale Promozione Pubblicistica e Storia. E ci tengo molto a questa S finale del mio ufficio. L'Ufficio Generale ha le dipendenze dell'Ufficio Storico dell'Esercito. Quindi noi ci occupiamo di storia militare, in particolare di storia dell'Esercito italiano. Il nostro compito è quello di preservare il ricordo, di preservare la memoria. E l'ufficio storico nacque proprio per studiare gli eventi bellici e studiare prima di tutto gli errori commessi per fare in modo che questi errori non fossero più commessi dai professionisti, dai soldati dell'esercito italiano. E avevamo previsto questo convegno e ringrazio quindi il professor Ungari che mi aveva aiutato nella preparazione di questo convegno. Poi sappiamo bene quello che è successo, sappiamo di questa pandemia e quindi il convegno venne cancellato, ma abbiamo voluto salvare questa attività con questa nuova modalità perché questo giorno, il 10 giugno, 2020, a 80 anni da quel fatidico triste 10 giugno del 1940, si parlasse dell'esercito italiano. Quindi tante grazie. E, permettetemi una prima nota personale. Il mio ricordo va al mio nonno materno che la Seconda Guerra Mondiale l'aveva fatta. Non mi raccontò mai nulla. Quando poi morì, trovammo fra le sue carte i suoi ricordi della Seconda Guerra Mondiale, in particolare poi dell'8 settembre 1943, quando semplicemente tolse la divisa e se ne tornò a casa. Era anche anziano, faceva parte di una centuria lavoratori, quindi lui girava per l'Italia con i suoi commilitoni per costruire trincee e poi un giorno mi disse inutili fossati anticarro. Solo questa frase lui mi disse della sua esperienza bellica. Quindi perdonatemi questo pensiero personale al mio caro nonno materno. E mi auguro che mi veda e che approvi quello che faccio. Quindi non sono celebrazioni, non abbiamo proprio nulla da celebrare. Memoria. Dobbiamo mantenere il ricordo, dobbiamo utilizzare, perdonate. Chiarissimi professori, io parlo da soldato in questo momento e quindi questi errori del passato dobbiamo individuarli, questo è il mio compito, e debbo con il mio ufficio storico individuare quali sarebbero state le linee di azione invece da adottare per i comandanti di oggi e i comandanti di domani. Il mio intervento si chiama un po' pomposamente, aspetti militari e diplomatici al lato dell'ingresso dell'Italia in guerra, preparazione e ritardi. Degli aspetti diplomatici vorrei ricordare solamente il patto d'acciaio. Era una parola che da bambino sentivo spesso ripetere dai miei nonni con uno sguardo severo, uno sguardo triste dei miei nonni e quindi mi interessai fin da piccolo su cosa fosse questo patto d'acciaio e quello che poi ho trovato, quella clausola delle consultazioni obbligatorie, che poi non ci furono. Solo questo, voglio ricordare della diplomazia. Vorrei invece venire da soldato sulla impreparazione. Si dice sempre il Regio Esercito era impreparato, si mettono sempre in evidenza le deficienze dell'organizzazione militare, in particolare del Regio Esercito, e si dice che i generali
si aspettavano almeno 3 anni di pace per preparare questo esercito. Oggi ho dato grazie anche ai miei collaboratori, una occhiata ai quotidiani e su uno di essi ho trovato una frase attribuita al capo del governo di allora, a Benito Mussolini. Non amo le citazioni, tantomeno quelle mussoliniane, ma questa, che non ho verificato perché è di questa mattina, proprio scorrendo i giornali, avrebbe detto al generale Soddu: le guerre non si fanno quando si è pronti, si fanno quando si debbono fare. Quindi l'impreparazione. Ma i miei colleghi di allora, i generali, che cosa avevano fatto? Che colpe ebbero? I generali non mantennero lo strumento terrestre, l'esercito, e vengono accusati di aver ingannato il capo del governo, ma io ritengo soprattutto di aver ingannato il popolo italiano, perché io ritengo che, e poi chiedo conforto dopo ai chiarissimi professori, credo che il capo del governo sapesse benissimo quale fosse la situazione delle forze armate, in particolare dell'esercito. Si parla sempre di carenza delle risorse, mancanza di materie prime, della insufficiente capacità industriale, tutte cose vere, ma i generali cosa fecero? Mi piace anche sempre parlare di fattori psicologici. Quindi noi arrivavamo da una vittoria, da avere vinto la grande guerra, quella che tutti chiamano la grande guerra. Passammo attraverso lo smantellamento dello strumento bellico subito dopo la fine della Grande Guerra, nel 19. Io nacqui tanti anni fa bersagliere e sempre si dice che il corpo dei bersaglieri addirittura venne sciolto finita la Grande Guerra. Poi i reggimenti resistettero e poi il corpo venne ricostituito, ma vennero sciolti gli arditi, vennero colpite tante specialità, i bombardieri che avevano dimostrato la loro indispensabilità. Le lezioni apprese vennero presto dimenticate dopo la Grande Guerra. E poi la grande disponibilità di armamenti, le armi di preda bellica, soprattutto le artiglierie, le mitragliatrici austro-ungariche che ancora impiegammo nella Seconda Guerra Mondiale. Tutti questi armamenti e poi la convinzione di avere vinto, che quindi l'ordinamento fosse buono, che l'addestramento fosse buono. Tutti questi fattori psicologici ebbero un peso. E poi aggiungo io personalmente il nuovo alleato, i tedeschi. L'anno scorso incontrai una delegazione di colleghi dei paesi della NATO che svolgevano un battlefield tour in Italia. E quindi mi chiesero di rivolgere loro un breve intervento dal punto di vista degli italiani. E ci tenni molto a parlare di questo aspetto psicologico, cioè il fatto che il tedesco fosse il nostro alleato, dopo essere stato il nostro secolare nemico, dopo essere stato il nostro grande nemico nella grande guerra, nella prima guerra mondiale. E quindi io spesso penso agli ufficiali di allora che avevano combattuto la grande guerra e poi si trovavano nella seconda ad avere questo nuovo alleato. E soprattutto penso ai giovani coscritti, ai soldati, che erano cresciuti con i racconti dei loro padri del secolare nemico, nemico della grande guerra, e improvvisamente trovarselo alleato. E forse non abbiamo mai, almeno dichiaro la mia ignoranza, non ho mai letto di studi su questo argomento. Mi piacerebbe trovarne e chiedo ai professori consiglio, perché l'aspetto psicologico non è assolutamente secondario. E poi torno sempre ai miei colleghi generali, la pianificazione. La pianificazione era stata svolta? Mi domando come era stata svolta. Gli ordini, le direttive governative erano che molto difficilmente si sarebbe fatta la guerra, tantomeno contro la Gran Bretagna.
guerra limitata contro la Francia e o contro la Jugoslavia. E venivamo da anni di guerra, quindi siamo pronti ad autoassolverci. Avevamo combattuto in Libia, avevamo combattuto contro l'Etiopia, avevamo combattuto in Spagna, c'era stata anche l'avventura albanese, quindi eravamo impreparati dovuti a causa di tutte queste guerre. Avevamo avuto un depauperamento degli arsenali, avevamo consegnato tante artiglerie, armi, munizioni ai franchisti. Cose vere, però i generali dovrebbero sempre pianificare e portare dei correttivi a quello che succede. Quindi sono molto critico nei miei confronti, nei confronti dei miei colleghi. Le riforme, ho letto spesso con grande piacere dei due schieramenti, i modernisti, i riformisti e quelli che venivano chiamati con un po' di disprezzo i passatisti. I tradizionalisti e in particolare la mancata motorizzazione dell'esercito, quindi le nostre divisioni autotrasportabili, che erano addestrati ad essere autotrasportati se ci fossero stati gli autotrasporti. Una frase molto italiana che mette in evidenza un fallimento. Che questi autocarri non c'erano o si dovevano utilizzare per tante cose. Quindi i nostri fanti andavano spesso e volentieri a piedi. Poi c'è la leggenda della Wehrmacht perfettamente motorizzata, addirittura meccanizzata. Sapete benissimo che è una delle leggende della Seconda Guerra Mondiale. La Wehrmacht era quasi integralmente, sto esagerando, ma era ippotrainata nella sua grande maggioranza. Quindi se eravamo carenti nell'autotrasporto, eravamo assolutamente deficienti nella meccanizzazione della nostra fanteria, quindi l'impiego di mezzi da combattimento della fanteria. Tutti o quasi tutti conoscono i semicingolati tedeschi della Seconda Guerra Mondiale. Beh, noi non avevamo nulla di paragonabile, cominciammo a studiarli con Fiat, Alfa Romeo, però la nostra meccanizzazione era, ripeto, assolutamente inesistente, come era inesistente la cooperazione aeroterrestre. Proprio noi, anche oggi, sempre sfogliando i giornali, si citava Giulio Douai, dice, ma come fu possibile che il paese che aveva dato i natali a Giulio Douai si trovasse poi in quella situazione? Io amo poi sempre ricordare un'altra figura che mi è molto cara, che è quella di Mecozzi. Beh, non solo avemmo il Douai, ma avemmo anche il Mecozzi. E soprattutto il Regio Esercito avrebbe dovuto trarre dal Mecozzi e dalle sue teorie l'infa per la cooperazione aeroterrestre, e questo sappiamo bene non avvenne. Sappiamo bene che si arrivò a quel 10 giugno del 40 con le due mancate riforme Baistrocchi e Pariani. Baistrocchi si impegnò per questa riforma dell'ordinamento, dell'addestramento. Questa sua mentalità offensivista, mi pare che fosse proprio lui che parlasse di avanzare a motte di divisioni. Quindi uno spirito che richiedeva riforme drastiche. Poi sappiamo che Baistrocchi venne esautorato e subentrò Pariani e tutti, o per me più o meno tutti, conoscono la storia della divisione binaria, la sfortunata storia della sfortunata divisione binaria, e tante colpe vengono attribuite a questa divisione binaria. Si cercò, sappiamo benissimo, di porre rimedio introducendo una legione, se non sbaglio, di ahimè camicie nere per aumentare la fanteria, in quanto questa divisione era assolutamente carente di fanteria. Ma forse noi generali di allora avremmo dovuto immaginarlo. Anche perché questa fanteria, poi era sempre appiedata, era una fanteria che difettava di capacità di fuoco, non aveva abbastanza mitragliatrici e la Grande Guerra ci aveva detto l'importanza delle mitragliatrici. Mancava di cannoncini da fanteria e questo la Grande Guerra ce l'aveva detto. Mancava di mortai degni di questo nome, perché il Brixia, se non sbaglio, da 45 mm
non era questo gran prodigio della tecnica militare. E la guerra di rapido corso che Pariani voleva, alla prova dei fatti, per colpa di vari comandanti e di varie situazioni, dimostrò anche nell'impegno, come venne chiamato, oltremare Spagna, le sue carenze, ma nulla si fece per portare dei correttivi, nulla, assolutamente nulla. Il vertice, ricordo, per l'esercito aveva avuto quell'altra sfortunata riforma dello sdoppiamento fra sottosegretario e capo di stato maggiore dell'esercito. Se non erro, Marina ed Aeronautica non ebbero questo sdoppiamento e l'esercito visse anche questa ulteriore complicanza. Moltiplicazione di unità, perché con tutte queste divisioni, tanti generali e tanti comandanti, ma poca fanteria con poca potenza di fuoco. Gli ufficiali erano solo 19.000, ne sarebbero serviti almeno il doppio. Avevamo 300.000 ufficiali in congedo, ma sappiamo bene che erano piuttosto carenti nell'addestramento, nella preparazione. I richiami non erano quelli che sarebbero serviti. Sottufficiale, solo molto tardi comprendemmo l'importanza dei sottufficiali e poi dei graduati, e non c'erano scuole, non c'era formazione, non c'era selezione, gravissima carenza. E torno alla fanteria. Vivemmo proprio in quel periodo il mancato cambio del fucile, del calibro, il 6,5, il 7,35 mm. Calibri che ultimamente hanno ritrovato una loro dignità. Si è sempre detto che avevamo il peggiore fucile del mondo, il peggiore calibro del mondo. I più recenti studi dimostrano che invece quei calibri, il 6,5 e intorno al 7, dal 7,3 al 7,5, sono i calibri migliori dal punto di vista balistico. Quindi i nostri studi sono stati recentemente rivalutati. Ma non avevamo un fucile mitragliatore degno di questo nome. Il Breda, sappiamo benissimo i difetti che aveva. Le mitragliatrici, l'ho detto prima, eravamo pieni di mitragliatrici, ma avevamo residuati bellici della Grande Guerra, con tutti i difetti che queste mitragliatrici pesantissime, raffreddate ad acqua, presentavano. Carenza nelle bombe a mano, anche questo, un settore che per la fanteria è assolutamente indispensabile. I mortai, l'ho già detto, ma anche il munizionamento, ma avevamo poco munizionamento. Avevamo, come ho già detto, queste unità autotrasportabili con carenza di autocarri, ci furono requisizioni di autocarri civili, ma non bastarono, quindi un'enorme complicazione dal punto di vista logistico. Potete immaginare le officine campali che si trovavano con questa pletora di autocarri dei più disparati modelli, con i pezzi di ricambio più diversi. Avevamo ottime unità, assolutamente sì. Vorrei solo ricordare i nostri paracadutisti, che erano assolutamente all'avanguardia nell'equipaggiamento, nell'addestramento, nello spirito, male impiegati, ahimè, ma erano unità d'élite. Come, perdonate, io nasco poi da ufficiale carrista e quindi vorrei ricordare i miei fratelli d'armi, i carristi, che con valore sopperirono, come dice anche l'inno, alla mancanza di mezzi, ma qui furono i miei colleghi generali a determinare l'entrata in servizio di questi mezzi, mezzi che erano carenti. Inizialmente, fino alla metà degli anni 30, più o meno in linea con i carri degli altri eserciti, ma poi ci fu uno sviluppo, non solo, nella guerra contro l'Etiopia, vedemmo sul campo i limiti dei nostri carri, la necessarietà delle autoblindo e la carenza di autoblindo, ma nulla si fece. E questi carri erano assolutamente deficienti, e pochi, capacità industriale insufficiente, però i miei colleghi rosso-blu seppero combattere bene e, ahimè, spesso morire bene. La cavalleria che si illustrò quasi sempre a cavallo, siamo stati gli ultimi a impiegare il cavallo, ricordiamo le cariche di Sbushensky, di Polò, a Ceren, ma
i mezzi meccanizzati della cavalleria difettavano, pur avendoli, perché le autoblindo AB41, 42, 43 e non solo, poi anche la Lince e le altre erano mezzi all'avanguardia, ma pochi e impiegati in una maniera un po' primitiva e soprattutto in complessi tattici carenti, perché come dice la parola, il complesso tattico deve comprendere tutti, quindi ci devono essere gli ingegneri, i trasmettitori, i contraerei, anche lì parlerò anche brevissimamente, i minuti scorrono, ma l'artiglieria contraerei, quando ripenso ai 75 CK della Prima Guerra Mondiale, pur avendo l'eccellente 90 mm, il 90 mm io, perdonate, ma lo reputo superiore all'88 tedesco, e quindi come contraerei e controcarri sarebbe stato un mezzo poderoso, ma non lo sapemmo costruire, non lo sapemmo impiegare. Armi controcarri eravamo assolutamente deficienti. E il genio, i ingegneri furono eroici, in particolare poi la costituzione dei guastatori, ma anche loro ebbero alla fine dispositivi, una dottrina di impiego modernissima, ma ci arriviamo tardi. Le trasmissioni, eravamo il paese di Marconi, ma mentre eravamo stati precursori nella guerra italo-turca, poi difettammo anche in questo settore. Le scorte si dice sempre erano carenti, ma anche qui i signori generali forse non fecero abbastanza per queste scorte. Si legge che quando richiamiamo le classi per l'imminenza della guerra, finimmo il vestiario. Poi si racconta delle scarpe di cartone, si racconta del tessuto autarchico, tutte deficienze che non sanammo. Quindi colpe dei miei colleghi. La mancanza di materie prime, dalla gomma, i carburanti, tutti i vari carbone, metalli, ho fatto la lista, sono andato a vedere, solo in alluminio eravamo messi bene. Ci mancavano manganese, cromo, nickel, molibdeno, tungsteno, rame e staglio. Tutto. Il comando supremo, e vado verso la conclusione, beh, il comando supremo venne creato il 29 maggio 1940. Avremmo forse potuto pensarci un pochino prima, costituirlo, destinare ufficiali e sottufficiali preparati, competenti e opportunamente selezionati, perché operare in un comando di quel livello non è cosa semplice. E i piani? Avevamo il PR9 e il PR12, che non erano piani. Erano progetti di schieramenti difensivi sulla fronte occidentale e sulla fronte orientale. Torniamo sempre alla Francia e alla Jugoslavia. Avevamo 73 divisioni e scrivevamo che 19 erano complete. Le altre? 34 incomplete ma efficienti, che militarmente non mi piacerebbe molto andare a comandare un'unità che già mi dicono incompleta ma efficiente. Completa in cosa e perché. Quindi, e ricorderemo tutti lo slogan delle 8 milioni di baionette. Io non sono mai andato a controllare, adesso mi viene questo istinto. Ma le avevamo? C'erano 8 milioni di baionette? Perché era questo slogan. Tutti dovevano avere la baionetta fra i denti, inastata sul fucile. La quantità e la qualità. Questo si dice sempre. E, a volte servono anche tutte e due. Si pensava a una guerra breve, però si dovrebbe sempre, mi hanno insegnato fin dal primo giorno di accademia, che si deve pianificare per il caso peggiore. E evidentemente questo non venne fatto. Per cui vi ringrazio. Vi ringrazio di essere qui, vi ringrazio di seguirmi, vi ringrazio di aver ascoltato questa mia analisi, molto superficiale, ma ispirata da quel mio nonno, il nonno Alfonso, che l'aveva fatta, che mai mi raccontò nulla di quello che aveva fatto e per fortuna ho trovato le sue carte. E ripeto quello che ho già detto, spero che mi guardi e spero che da lassù approvi quello che ho detto. E chiedo ai chiarissimi professori, poi non adesso magari, ma di mettere in evidenza gli errori che ho commesso in questo mio intervento perché si possa imparare
dagli errori. E adesso fatemi fare il generale e quindi cedo la parola al professor Antonio Varsori, che però adesso deve assorbirsi un minimo del suo curriculum, perché è obbligatorio. Quindi spero di avere messo le cose davvero più importanti all'amico professor Varsori, che leggo subito la cosa che mi hanno messo alla fine i miei collaboratori, cioè che insieme abbiamo organizzato il convegno dal Piave a Versailles del giugno 2018. L'avrei dovuto dire per ultimo, ma perdonatemi, l'ho detto subito perché mi piacque enormemente quel convegno, fu una delle cose migliori che io ricordo fra i miei conseguimenti. Ma torniamo al professor Varsori, ordinario di storia delle relazioni internazionali dell'Università di Padova. Professore ordinario di storia delle relazioni del 2003, se non sbaglio, ma ho gli occhiali sbagliati, perdonate. Titolare della cattedra Jean Monnet di storia dell'integrazione europea dal 2004 alla stessa facoltà. Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, presidente del corso di laurea in Scienze Politiche e direttore del Master in Integrazione Europea dal 2009 al 2015, sempre a Padova. Direttore della collana Storia Internazionale dell'età contemporanea della casa editrice Angeli, condirettore della collana Euroclio della casa editrice svizzera Peter Lang e dal 2015 direttore della rivista XXI secolo. Ha tenuto lezioni in diverse istituzioni italiane ed europee, essendo uno dei più importanti professori italiani della materia, autore di numerosi volumi sulla storia delle relazioni internazionali. Il suo manuale, L'Italia nelle relazioni internazionali dal 1943 al 1992, la terza, del 98, è tuttora uno dei testi consigliati per la preparazione al concorso per le carriere diplomatiche. E devo aggiungere che lo posseggo, l'ho letto e la prossima volta le chiederò almeno un autografo sul libro, professore. E cedo volentieri la parola e la ringrazio per essere qui oggi impegnato nel web. Grazie. Prima di tutto anche io vorrei compiere un ringraziamento naturalmente nei confronti degli organizzatori di questo incontro, naturalmente nei confronti del generale Poli di cui siamo ospiti e anche di Andrea Ungari, che per quanto non visibile sul web so essere coinvolto ed essere stato uno degli organizzatori di questo convegno. In realtà devo dire che lo intravedo sullo sfondo, quindi lo saluto con piacere. Naturalmente, appunto, grazie ancora per avermi invitato. Io devo dire, come avevo concordato con gli organizzatori, in realtà mi occuperò di un aspetto un po' particolare, cioè in altri termini, la posizione inglese e americana nei confronti dell'ingresso in guerra dell'Italia, soprattutto poi del periodo successivo, quindi fino sostanzialmente all'uscita dell'Italia dal conflitto nel 1943. Prenderei in considerazione in primo luogo la posizione inglese, partendo da alcune considerazioni molto, molto rapide. Noi non dobbiamo dimenticare che dall'unità in avanti, e devo dire qua il mio collega Eugenio Di Renzo me lo conferma, avendo scritto un libro sulla fine del Regno delle Due Sicilie, sul ruolo appunto delle grandi potenze europee. Devo dire la Gran Bretagna è stata in qualche modo uno degli artefici indiretti del processo di unificazione italiana e diciamo da quel momento in avanti la politica estera italiana, a dispetto della partecipazione alla Triplice Alleanza e così via, è sempre partita da un presupposto, cioè con l'impero britannico, io uso impero britannico piuttosto che Gran Bretagna, bisogna sempre andare d'accordo, perché tutto sommato fino sostanzialmente al periodo fascista l'ipotesi di fondo era che la Gran Bretagna fosse la superpotenza mondiale, e in effetti in qualche modo lo era. Cioè, se noi facciamo un paragone, era l'equivalente degli Stati Uniti del periodo della Guerra Fredda, cioè una grande potenza globale, voglio dire, con interessi che andavano dall'Estremo Oriente all'India, all'Africa, al Canada, all'Australia, alla Nuova Zelanda e così via.
Quindi l'idea era che con la Gran Bretagna si dovessero sempre avere dei buoni rapporti. E da parte inglese l'ipotesi era che si potesse avere dei buoni rapporti con l'Italia, non che l'Italia fosse, diciamo, il partner più importante, però alla fin dei conti era un partner in qualche modo utile e basterebbe vedere anche la gestione dell'ingresso nella Prima Guerra Mondiale. Alla fin dei conti, qual era l'interlocutore italiano nell'ambito delle trattative sul patto di Londra? Beh, naturalmente era il governo britannico, che poi era l'intermediario con i francesi e con i russi. E devo dire, questa linea di tendenza non è che cambiò negli anni 20 con il fascismo, e d'altro canto anche da parte della classe dirigente inglese, soprattutto naturalmente la classe dirigente conservatrice. Il fascismo, sappiamo, venne visto con un certo favore. Aveva ristabilito la legge e l'ordine, aveva sconfitto il bolscevismo, i treni andavano in orario, i turisti inglesi potevano venire in Italia senza problemi. Dal punto di vista inglese questo era sufficiente. Ed inoltre, voglio dire, l'Italia degli anni 20, io parlo di Italia mussoliniana, in qualche modo partecipava senza particolari difficoltà al sistema di Versailles. Basterebbe pensare agli accordi di Locarno, che sono in fondo i due garanti degli accordi di Locarno. Da un lato l'Italia, dall'altro la Gran Bretagna. Diciamo, le cose cambiarono, a mio giudizio, con la metà degli anni 30 e soprattutto con il posizionarsi, lo spostarsi dell'attenzione del regime fascista progressivamente dall'Europa al Mediterraneo e al Medio Oriente e alle ambizioni italiane nei confronti di questa parte del mondo. Perché? Perché a partire dal 35-36, insomma, se vogliamo, uno degli aspetti della politica estera del fascismo divenne l'idea che l'Italia potesse trarre vantaggio da degli elementi di difficoltà e di crisi del sistema imperiale britannico, soprattutto nel Mediterraneo e Medio Oriente. Quindi basterebbe pensare al ruolo di Radio Bari, alla propaganda anti-inglese e filo-araba, al sostegno dei nazionalisti in Palestina, all'attenzione nei confronti dell'Iraq, nei confronti dell'Egitto e così via. E questo devo dire. Gli inglesi diede particolarmente fastidio perché si trattava di una minaccia nei confronti di un aspetto importante del sistema imperiale britannico. E quindi in una parte poi del sistema imperiale delicata e allo stesso tempo di grande rilievo. Certo, poi noi possiamo ricordare i tentativi di appeasement, gli accordi di Pasqua, il Gentlemen's Agreement e così via. Però non dimentichiamoci che sullo sfondo restò, dal punto di vista inglese, nella seconda metà degli anni 30, diciamo, questa sensazione che l'Italia fosse diventata fondamentalmente un attore ostile e che quindi dovesse essere guardato quantomeno con diffidenza. Poi si potevano fare degli accordi, questo è naturale, dei compromessi. E soprattutto, a mio giudizio, a partire dal 1938, dopo Monaco, a Londra ci si convinse che tutto sommato l'Italia stava diventando un attore secondario sullo scenario internazionale, rispetto ovviamente alla Germania hitleriana, quindi che in questa partnership fra la Germania e l'Italia poi la Germania fosse la nazione che contava di più e l'Italia, diciamo, una sorta di brillante secondo, ma cioè, condizionato fondamentalmente dalle posizioni tedesche. A mio giudizio questo lo si può verificare nell'atteggiamento che gli inglesi, e parliamo ancora del governo Chamberlain, quindi fondamentalmente di un governo di appeasers, tra il 1939 e il 1940, quindi durante la fase della non belligeranza. Perché alla fine dei conti gli inglesi non badarono poi molto alla posizione italiana. Certo, meglio gli italiani non belligeranti che all'interno che coinvolti nella guerra al fianco della Germania, però non poi con questo grande interesse, cioè si confermava in fondo l'idea che tutto sommato l'Italia fosse poi un attore minore, un attore secondario.
Ed è chiaro che quando si giunse poi al maggio-giugno del 1940, e qua ci sono due elementi che vanno ricordati. In primo luogo il passaggio dal governo Chamberlain al governo di Winston Churchill, e quindi un governo che era legato all'ipotesi si combatte fino in fondo, fino alla sconfitta del nemico. E quindi con, se noi guardiamo anche, diciamo, le ultime settimane, quelle dell'ingresso in guerra dell'Italia, chi tentò delle avance per evitare fondamentalmente che l'Italia entrasse in guerra fu soprattutto il governo francese, più che il governo britannico. Il governo britannico restò sulle sue posizioni e nel 10 giugno del 1940 io ricordo sempre il commento nei diari di Sir Alexander Cadogan, che era uno dei esponenti dei vertici del governo britannico, del Foreign Office. Il suo commento fu il 10 giugno 1940, dopo la dichiarazione di guerra da parte italiana. Mi dispiace dirlo perché è un'affermazione un po' pesante, ma lui lo scrisse nel suo diario. Alla fine dei conti sono contento che l'Italia sia entrata in guerra, perché ora possiamo dire che cosa pensiamo di questi cani rognosi. Testuali parole. Quindi l'idea che a questo punto si fosse arrivato allo showdown con gli italiani e che quindi vi fossero poi tutta una serie di, se vogliamo, di conti da regolare, che erano quelli dei precedenti anni, cioè dell'idea che l'Italia ci ha creato delle difficoltà nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, a questo punto si è schierata con la Germania, è un nemico, e quindi a questo punto possiamo assestare l'Italia un duro colpo, cioè, in qualche modo dobbiamo punirla per ciò che ha fatto. In realtà cosa accadde? Beh, accadde che, devo dire, nei primi mesi, diciamo, della partecipazione italiana alla guerra, gli inglesi si attendevano che l'Italia attaccasse e che quindi avesse un atteggiamento più aggressivo, con una sola eccezione, che devo dire non andò a certo vantaggio dell'Italia e degli italiani, che fu la decisione di Mussolini di far partecipare alcuni aerei italiani al Blitz su Londra nell'estate autunno del 1940. Devo dire, con dei risultati, meglio lasciar perdere. E quindi gli inglesi si attendevano che l'Italia attaccasse da qualche parte. In realtà quello che accadde fu che ci fu una serie di sconfitte italiane. Taranto, ovviamente, quindi l'affondamento di tre navi da battaglia italiane da parte degli aerosiluranti britannici, naturalmente la vicenda della campagna di Grecia a ottobre-novembre del 1940 e poi la prima offensiva inglese in Africa settentrionale, quella del dicembre 1940, febbraio del 1941, che si concluse con una disfatta italiana e con, prima di tutto, l'occupazione inglese di tutta la Cirenaica, e con, devo dire, la cattura di decine di migliaia di prigionieri italiani. E questo, devo dire, fece pensare a Churchill, che era un uomo dotato di molta fantasia, no? Era un uomo balzano, però con idee particolari. Diciamo che nel dicembre 1940 Churchill si convinse che l'Italia può uscire già dalla guerra, attraverso una richiesta di pace separata. Tanto è vero che alla fine di dicembre del 1940 Churchill tenne questo discorso abbastanza importante, in cui dichiarò, un discorso radiofonico, quindi in qualche modo pubblico se vogliamo, in cui dichiarò che alla fine dei conti la responsabilità della partecipazione dell'Italia alla Seconda Guerra Mondiale era da attribuirsi, la famosa frase fu un uomo solo, quindi solo Mussolini, il che significava lanciare un messaggio indiretto al re, voglio dire, a tutti gli altri, abbastanza chiaro. Cioè, se Mussolini viene eliminato e se voi chiedete una pace separata, noi siamo pronti in qualche modo a discuterne. E contemporaneamente Churchill mise in moto lo Special Operation Executive, che era stata una sua creazione, appunto l'idea di creare un organismo il cui compito fosse quello di favorire i movimenti di resistenza nell'Europa occupata. Quindi diede allo Special Operation Executive il compito di verificare se esistesse, diciamo, la possibilità di creare un movimento dell'Italia libera, diciamo, sul modello della Francia libera di De Gaulle.
Tanto è vero che lo Special Operation Executive si mise alla ricerca di un qualche generale italiano fatto prigioniero, e l'idea fu per esempio di, se ricordo bene, il generale Bergonzoli venne preso in considerazione, l'idea è qualcuno che possa essere il nuovo De Gaulle, no? E quindi se possiamo costituire una legione dell'Italia libera, tratta dei prigionieri di guerra, italiani. In realtà questo tentativo non diede risultati positivi, si cercò anche di avere dei contatti con gli antifascisti italiani in esilio, ma anche questi, devo dire, non diedero risultati, diciamo, di rilievo. E contemporaneamente il Foreign Office cominciò a studiare le ragioni di questo atteggiamento dell'opinione pubblica italiana. Va notato comunque che nel frattempo al Foreign Office era giunto Anthony Eden, che aveva sostituito Lord Halifax. E Anthony Eden era notoriamente non molto favorevole nei confronti non solo del fascismo, ma anche nei confronti degli italiani. Quindi non aveva una grande simpatia nei confronti degli italiani. E quale fu la conclusione del Foreign Office, diciamo, nei primi mesi del 1941? La conclusione fu la seguente. Ma gli italiani non sono entusiasti della guerra, non credono nell'alleanza con la Germania, però ciò che caratterizza la posizione del popolo italiano è l'apatia. Cioè, gli italiani sono inerti, accettano passivamente la guerra anche se non ci credono. Inoltre, in Italia non esiste un gruppo dirigente in grado di compiere un colpo di Stato, cioè eliminare Mussolini e chiedere una pace separata. E questo, devo dire, fu la interpretazione inglese sostanzialmente fino al 1943, fino all'uscita dell'Italia dalla guerra. Era un'interpretazione, tra l'altro, che agli inglesi stava molto bene ed era molto comoda, soprattutto al Foreign Office. Per quale ragione? Ma perché a questo punto si passò, diciamo, alla seguente valutazione. Abbiamo sopravvalutato l'Italia negli anni 20 e negli anni 30. L'Italia non è mai stata una grande potenza, l'Italia è una nazione minore, quindi in questo momento l'Italia dimostra di essere non un soggetto ma un oggetto delle relazioni internazionali, ed essendo un oggetto delle relazioni internazionali noi la possiamo considerare come tale nella, diciamo, programmazione, nella elaborazione dei nostri piani per il periodo postbellico. Quindi fin dal 1941 l'idea inglese fu di ridurre l'Italia a quello che gli inglesi ritenevano fosse il vero rango dell'Italia, cioè una nazione di serie B, sostanzialmente una nazione minore, da inserire in un sistema mediterraneo postbellico che avrebbe visto l'impero inglese più forte di prima. Quindi si cominciò già dal 41-42 a progettare sostanzialmente la punizione dell'Italia. Quindi l'idea, il territorio italiano è un oggetto dei nostri piani di rafforzamento delle alleanze che noi stiamo concludendo con altri paesi. Per esempio l'idea, rivediamo il confine orientale con la Jugoslavia a favore della Jugoslavia. Rivediamo la questione del Dodecaneso a favore della Grecia. Persino rivediamo la questione su Tirolo a favore di un'Austria che rinascerà indipendente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente priveremo l'Italia di tutte le sue colonie, perché queste andranno sotto l'influenza inglese. La Cirenaica la promettiamo ai Senussi, perché così rafforziamo i nostri rapporti con il mondo arabo. In fondo devo dire che queste restano, diciamo, le linee caratteristiche della posizione inglese da questo momento fino al trattato di pace del 1947. Inoltre alle spalle c'era una visione psicologica, devo dire, abbastanza precisa. Cioè, gli italiani non sono dei nemici seri, sono dei nemici petulanti, diciamo, il termine che veniva usato generalmente, poi abbiamo usato il termine italiano e non in inglese. Quello che in fondo gli italiani amano è fare bella figura. Il termine usato in italiano era bella figura, lo usavano gli inglesi. Però alla fine dei conti dietro non c'è la sostanza. E questo devo dire per gli inglesi era peggio, perché i tedeschi sono nemici implacabili, però sono nemici seri. Gli italiani ci creano un sacco di problemi, però non sono nemici seri. Ed inoltre, a mio giudizio, dietro c'è tutta un retroterra psicologico-culturale che risaliva al secolo precedente,
cioè il Grand Tour. E l'idea è che in fondo l'Italia, no, l'Italia è un paese dell'Europa meridionale, con tutte le diciamo, con tutti i condizionamenti che adesso definiremmo di carattere razzistico, per cui è un popolo inferiore, e quindi come tale va considerato e va trattato. Ha voluto colpirci, bene, non gli risponderemo e naturalmente li puniremo, che dal punto di vista inglese è una specie di azione pedagogica. Cioè, gli italiani devono imparare a stare al loro posto. Devo dire, questi aspetti psicologici e culturali non vanno trascurati, nell'atteggiamento che gli inglesi hanno nel corso di tutta la Seconda Guerra Mondiale e fino al Trattato di Pace del 1947 e forse anche dopo il Trattato di Pace del 1947, almeno devo dire fino agli anni 50, sulla questione delle ex colonie e sulla questione di Trieste fino al 1900. 1954. Poi vabbè, la guerra fredda naturalmente ha cambiato tutto. Detto questo, per gli inglesi cercherò di venire abbastanza rapidamente agli Stati Uniti, perché per gli Stati Uniti la situazione è diversa, ovviamente. Prima di tutto dobbiamo pensare che i rapporti tra Stati Uniti e Italia fino, voglio dire, alla guerra fredda erano dei rapporti di secondaria importanza, con un'eccezione, naturalmente, la prima guerra mondiale, la questione adriatica, il 1918-19-20, però fondamentalmente, dal punto di vista americano, l'Italia era un paese lontano e secondario. E inoltre la visione che gli americani avevano, i gruppi dirigenti americani, avevano dell'Italia e anche l'opinione pubblica americana, era mediata attraverso che cosa? Attraverso fondamentalmente un fattore economico-sociale, cioè l'emigrazione italiana negli Stati Uniti. Questo era, cioè, diciamo, gli italiani venivano visti attraverso l'immagine che gli americani avevano dell'Italo, degli italoamericani, della comunità italiana negli Stati Uniti. Roosevelt, che era un internazionalista, antifascista, antinazista, alla fin dei conti, fino al 1940, ebbe un atteggiamento nei confronti dell'Italia e Mussolini cauto e prudente. L'idea era: Mussolini non mi piace, però è un uomo politico tendenzialmente razionale. Hitler non è razionale. Quindi con Mussolini un qualche compromesso forse si può raggiungere. E quindi vi furono degli appelli, dei tentativi affinché, diciamo, l'Italia non entrasse in guerra fino sostanzialmente alla primavera del 1940. La missione del sottosegretario Sumner Welles in Europa, il passaggio in Italia a Roma, eccetera. In realtà, quando poi nel 1940 ci fu la dichiarazione di guerra, Roosevelt, in un discorso pubblico, ebbe dei toni molto duri e naturalmente diede quella nota di definizione del cosiddetto stab in the back, cioè la pugnalata alle spalle. Cioè, l'Italia si era comportata con la Francia e con la Gran Bretagna, dando loro una pugnalata alle spalle. Quindi, dichiarazione molto dura, molto pesante. Però va anche detto che Roosevelt in quel periodo era impegnato nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali. Era la terza volta che si presentava, quindi erano delle elezioni molto difficili. Allora un presidente poteva presentarsi più di 2 volte, però c'era una sorta, diciamo, di legge non scritta che era bene che non lo facesse. Quindi devo dire una campagna elettorale molto difficile e non dimentichiamoci che la comunità italoamericana era una delle componenti dell'elettorato rooseveltiano, insieme agli irlandesi, ai cattolici, ai democratici conservatori del Sud e così via. Tanto è vero che subito dopo la dichiarazione, appunto, del 1940, i suoi consiglieri fecero presente a Roosevelt che questo gli stava costando migliaia di voti degli italoamericani, perché tendenzialmente gli italoamericani, stranamente, pur votavano per il Partito Democratico. Però negli anni 20 e negli anni 30 erano stati fondamentalmente filo-mussoliniani, ma per ragioni psicologiche, non perché adesso, voglio dire, ci credessero particolarmente, ma voglio dire, essendo una comunità emarginata e allora, devo dire, in condizioni molto, molto precarie, molto dure, naturalmente la presenza di Mussolini aveva dato loro una sorta di senso di, diciamo, di orgoglio nazionale, no? Quindi tutto sommato erano filo-mussoliniani, però in maniera abbastanza superficiale. Quindi devo dire, Roosevelt all'inizio, durante tutto il resto della campagna elettorale, non parlò più della questione italiana,
Però dopo le elezioni, quando la politica rooseveltiana diventò tendenzialmente più filo-britannica, quindi a sostegno naturalmente delle democrazie e soprattutto appunto degli inglesi, l'amministrazione Roosevelt si preoccupò molto del pericolo che la comunità italo-americana potesse diventare una specie di quinta colonna all'interno degli Stati Uniti. Questo condusse Roosevelt ad avere, per esempio, un atteggiamento di interesse nei confronti degli esuli antifascisti negli Stati Uniti, in modo particolare del Conte Sforza, della Mazzini Society e di queste associazioni. In realtà va detto che poi quello che accadde appunto nel 1941, quando gli Stati Uniti, dopo Pearl Harbor, furono coinvolti nella guerra, è abbastanza significativo. Non dimentichiamoci, non sono gli Stati Uniti a dichiarare guerra all'Italia e alla Germania, ma è la Germania e l'Italia fascista che dichiarano guerra agli Stati Uniti. E quindi dal 1941 l'Italia è un nemico degli Stati Uniti. Però cosa accade? Perché in realtà la politica estera americana verso l'Italia non esiste come politica americana verso l'Italia fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Per Roosevelt la politica americana verso l'Italia è fondamentalmente la conseguenza della sua politica nei confronti della comunità italoamericana e dei suoi elettori. E poi questa è la cosa importante. Non dimentichiamoci, negli Stati Uniti, durante la Seconda Guerra Mondiale, si fanno regolarmente le elezioni. Si fanno le elezioni di mezzo termine del 1942, si fanno le elezioni presidenziali del 1944. È una democrazia che funziona normalmente, a dispetto della guerra. E cosa accade dopo Pearl Harbor? Beh, dopo Pearl Harbor accade che la comunità italoamericana capisce che questa è la grande occasione per integrarsi pienamente nella società americana. In che modo? Dimostrando di essere dei leali cittadini americani. Quindi noi abbiamo, nei giorni immediatamente successivi a Pearl Harbor, tutti i giovani italoamericani che si presentano agli uffici di reclutamento come volontari per andare a combattere. E quindi Roosevelt capisce che non c'è più un problema di possibile quinta colonia fascista italiana negli Stati Uniti. Anzi, tanto è vero che non dimentichiamoci, nell'ottobre del 1942, Roosevelt, o meglio l'amministrazione Roosevelt, in occasione del Columbus Day, che è notoriamente la festa degli italoamericani negli Stati Uniti, rilascia questa dichiarazione per cui tutti i cittadini italiani negli Stati Uniti, erano circa 600.000, quindi non pochi. Gli altri erano 5-6 milioni di cittadini americani di origine italiana. Rilascia questa dichiarazione in base alla quale i cittadini italiani negli Stati Uniti vengono considerati friendly aliens, cioè stranieri amici e non stranieri nemici. Questo voglio dire in un periodo in cui in teoria l'Italia è in guerra contro gli Stati Uniti. Perché naturalmente questo viene fatto? Perché ci sono le elezioni di mezzo termine e quindi naturalmente bisogna tenersi buoni gli italoamericani e fare in modo che votino per il Partito Democratico. Cioè il legame tra politica interna e politica estera, devo dire, negli Stati Uniti è sempre stato molto, molto forte. E io scusatemi, qui vado alla conclusione. Io che notoriamente amo, diciamo, il cinema come strumento per la comprensione anche delle relazioni internazionali. Beh, quando, devo dire, Hollywood parte con questa azione propagandistica attraverso il cinema, attraverso i film e così via, noi troviamo che le immagini dei nemici sono abbastanza singolari, per cui il nemico tedesco nei film di propaganda americana è un nemico implacabile, durissimo, è il nazista. Però nel cinema americano ci può essere qualche tedesco buono, antifascista e antinazista, pochi. Gli altri sono cattivissimi, ovviamente. I giapponesi sono tutti cattivi, anzi, non solo, ma non sono degli esseri umani, sono un indistinto, no? Nemico italiano non esiste. Cioè, non c'è un film di propaganda bellica americana in cui ci sia il nemico italiano. Anzi, ce ne sono un paio, sono abbastanza divertenti, soprattutto uno del 42 che è Sahara, con Humphrey Bogart, in cui il prigioniero di guerra italiano diventa buono e addirittura viene ucciso dal prigioniero di guerra tedesca nazista. Naturalmente l'immagine dell'italiano è molto divertente, perché in realtà non è l'immagine italiana, l'immagine dell'italo-americano.
Allora, l'immagine è di un signore basso, grasso, vestito male, che lui dice: ma io ero in guerra, ma non so perché c'ero. Non so perché c'ero. Vabbè, quello che interessa è. Allora tira fuori la collanina, dice la Madonna, poi mostra le immagini della famiglia con tantissimi figli. Ecco, l'immagine naturalmente che gli Stati Uniti avevano dell'italo-americano, dell'italo-americano, no? E diventa fondamentalmente un personaggio positivo, perché appunto si sacrifica per gli alleati e viene ucciso dall'alleato tedesco, che a sua volta, in un film rooseveltiano del 1942, viene ucciso da un militare di colore. Quindi, naturalmente, era un film politicamente corretto, per cui il tedesco biondo, ariano e cattivo viene ucciso naturalmente da un militare di colore alleato. Allora, devo dire, voi capirete che la posizione americana è una posizione completamente diversa rispetto a quella inglese. E questo si vede poi nel 42-43, quando c'è il problema naturalmente, dell'arrivo degli americani nel Mediterraneo, la prima con l'operazione Torch, lo sbarco in Africa, e poi soprattutto dopo con la preparazione dell'operazione Husky, per lo sbarco in Sicilia. Perché a questo punto gli americani riescono a far passare l'idea che la propaganda anglo-americana nei confronti degli italiani sia fondata sull'idea del cosiddetto ray of hope, cioè il raggio di speranza. In altri termini, la responsabilità dell'Italia in guerra non è del popolo italiano, la responsabilità è naturalmente di Mussolini, del fascismo, ma non del popolo italiano. Il popolo italiano è stato ingannato e quindi se il popolo italiano deciderà di eliminare il fascismo, l'atteggiamento degli anglo-americani sarà diverso nei confronti del popolo italiano. In realtà è la propaganda, questo era il punto. Cioè, poi dopo, se noi andiamo a confrontare la politica che gli anglo-americani, soprattutto gli inglesi, devo dire, avrebbero sviluppato nel periodo 43-45, quindi dopo la caduta del fascismo, durante la campagna d'Italia, in realtà sarebbe stata una politica abbastanza dura e la sarebbe rimasta anche dopo. Però non dimentichiamoci, qui veramente concludo, che se noi pensiamo all'immagine che gli italiani hanno avuto della campagna d'Italia, nel cui ambito, devo dire, la maggioranza dei militari era rappresentata prevalentemente da truppe del Commonwealth e dell'impero, quindi non inglesi solo, quindi australiani, neozelandesi, indiani, eccetera, eccetera, e le forze americane erano certamente importanti, ma non erano la maggioranza. Se voi pensate all'immagine che gli italiani hanno dei liberatori, per gli italiani i liberatori erano solo gli americani. E questo, diciamo, poi ha avuto una serie di conseguenze, soprattutto nel periodo successivo, durante gli anni della Guerra Fredda, per delle ragioni abbastanza evidenti. Quindi io mi interromperei qua e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professore, grazie. Adesso cedo la parola al professor Eugenio Di Rienzo. Con il suo intervento, la politica estera dell'Italia fascista dalla crisi etiopica al 10 giugno del 40 e breve curriculum del professore. Ordinario di storia moderna presso l'Università La Sapienza di Roma. Ha scritto quasi 200 pubblicazioni scientifiche tra libri, contributi e articoli su riviste. Responsabile di progetti di ricerca quali la cultura dell'illuminismo europeo, la lunga esperienza napoleonica, la storiografia italiana del Novecento. Direttore della Nuova Rivista Storica, direttore della collana editoriale di testi storici della casa editrice Rubettino, Diritto e Rovescio, membro di comitati scientifici di riviste e collane editoriali come Geopolitica, Interpolis, Rivista Italiana di Studi Napoleonici. Vincitore nel 2009 del 27° Premio Letterario Basilicata. Autore del volume Ciano, Vita pubblica e privata del genero di regime nell'Italia del Ventennio Nero, della Salerno Editrice del 2018. Professore, grazie di aver accettato questo invito e le cedo volentieri la parola per il suo intervento. Grazie.
Grazie a voi che mi avete invitato, grazie generale Poli, grazie alla sua equipe, grazie all'amico Ungheri che è stato un po' l'eminenza grigia di tutto quello che stiamo facendo. Io vorrei. No, mi è venuta da dire una cosa dopo aver sentito il bellissimo intervento di Varsori. Il giudizio che Roosevelt dava di Mussolini è in fondo un uomo serio, ma disse anche di più. Nel gennaio-febbraio del 39 gli disse addirittura che era stato il salvatore della pace con il patto di Monaco. E gli propose intanto anche una cosa. Ma insomma, di tutti, creiamo una Jewish home da qualche parte, perché non vi prendete tutti gli ebrei, mi si chiama, che ci sono sparsi in Etiopia? La dovete colonizzare, e così, insomma, e va bene. E invece quello che disse Eden nella sua battaglia per evitare gli accordi di Pasqua, disse, con quel cane, quel gangster di Mussolini non si può trattare. Invece con Hitler, che è un uomo serio, si può trattare. Perché vedete, insomma, alla Seconda Guerra Mondiale non ci si arriva solamente per le responsabilità di Hitler, che sono preponderanti, ma ci si arriva anche per la cecità delle potenze occidentali. Un'altra cosa prima di iniziare. Anche io ricordo il generale Poli, che mi deriva da mio padre. Mio padre era nella piazza Venezia a sentire l'annuncio di Mussolini. Si era appena congedato dal suo servizio militare, dove era uscito come sottotenente dei carlisti, e quando sentì l'annuncio si sentì gelare il sangue nelle vene, perché semplicemente aveva fatto una tesi di laurea sull'industria automobilistica negli Stati Uniti. Quindi aveva pensato, questi quanti carri armati potranno mettere in campo quando entreranno in casa. Ma io voglio dire che questo gelo nella schiena non ce l'ebbe solo, non l'ebbe solo mio padre, né non l'ebbe una parte del popolo italiano, ma l'ebbe Mussolini, Ciano, gran parte, se non la totalità, della dirigenza fascista, buona parte della nostra diplomazia e buona parte del nostro regio esercito. E perché Mussolini a quella guerra non ci voleva entrare. I suoi piani erano tutti congeniali sul fatto che alla fine della guerra non ci si potesse entrare e che quello che l'Italia poteva ottenere l'avrebbe ottenuto attraverso, come si chiama, delle manovre diplomatiche. Rassomiglia un po' alla posizione di Napoleone III prima del 1870, questa cecità. Alla guerra non c'è, tanto alla guerra non ci si arriva. Forse gli derivava anche al fatto di aver vissuto una guerra così sanguinosa come la Grande Guerra. E questa cosa ci riporta un altro discorso che ha messo in campo generale Poli, la nostra impreparazione. Ma c'è un passo di diario di Attilio Damaro, un diplomatico fascista, che poi però viene epurato perché è contrario alle leggi, come si chiama, contro gli ebrei, che dice, ma io, è un passo del 43, ma io ho appreso solamente in questo momento che Mussolini dirottava fondi dalle spese militari agli impieghi civili. Il che è vero, il nostro budget era ridottissimo, voglio dire. Questa idea che alla guerra non ci si doveva arrivare, che guida tutta la politica di Mussolini, dalla crisi etiopica, dove c'è, mi si chiama, uno stacco nella continuità che pure perdura della politica estera fascista, fino all'entrata in guerra. Quindi questa impreparazione, anche queste motivazioni di questo orizzonte politico che Mussolini si era costruito. E quello che dirò subito, mi si chiama, corrisponde a quello che ho annunciato. Mi dispiace, devo leggere la relazione. So che è poco comunicativo farlo, ma voi capite, arrivare dal 35 al 40
a braccio non mi riusciva, non me la sentivo, non mi sono affidato, come dicono i napoletani. E comincio a leggere. Forse non corrisponde a verità l'aneddoto secondo il quale Mussolini, poco prima di firmare la dichiarazione di guerra contro Francia e Regno Unito, rivelò di invidiare il destino del Portogallo, piccola nazione, priva di un importante peso demografico e militare e di una posizione strategica determinante, che a differenza dell'Italia poteva permettersi di restare estranea al grande conflitto. Quello che è certo, invece, è che nel promemorio segretissimo inviato il 31 marzo 1940 a Vittorio Emanuele III, Badoglio, Graziani e i capi di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Marina, il Duce formulò realmente un'analoga considerazione. In quell'occasione gli affermò che l'Italia non è accantonata in un angolo d'Europa come la Spagna, che non è semiasiatica come la Russia, che non è lontana dai teatri di operazione come il Giappone o gli Stati Uniti, ma che è in mezzo ai belligeranti, tanto in terra quanto in mare, e che non può rimanere neutrale per tutta la durata della guerra senza dimissionare dal suo ruolo, senza squalificarsi, senza ridursi al livello di una Svizzera moltiplicata per 10. 31 marzo 1940 Mussolini pensava ancora di potersi sfilare, pensava ancora che il nostro intervento poteva non esserci. Da queste parole, in cui si dimostra anche una cosa, insomma, che veramente c'era una che Mussolini pensava poi a una guerra europea, non a una guerra globale. Perché Russia, Giappone e Stati Uniti, gli dice, ma sono lontani dal teatro delle operazioni. Mussolini era un uomo dell'Ottocento, ricordiamocelo. Tutta la sua politica estera era una politica estera ottocentesca. L'equilibrio delle potenze, la politica delle coalizioni, va bene. Da queste parole del promemoria segretissimo emerge il problema storico, o piuttosto il dramma della politica estera italiana, che rimase immutato dal 1866 al 1943. Quello c'è di una nazione provvista di un potential power molto più elevato di quanto il suo actual power le consentisse di esercitare, e per questa anomalia indotta ad assumere decisioni azzardate e apparentemente irrazionali. Potenza di secondo ordine per la modestia delle sue risorse economiche e industriali, aggravata dalla scarsità strutturale del suo patrimonio di materie prime derivata dai suoi meschini domini coloniali, l'Italia era virtualmente grande potenza per la sua formidabile posizione geopolitica, di piattaforma protesa tra Adriatico, Mediterraneo orientale e meridionale, Levante, Africa settentrionale. Certo, il nostro paese si sarebbe potuto accomodare al suo ruolo di media potenza, la cui natura, una dinamica storica plurisecolare, l'aveva condannata, rassognandosi a restare schiacciata dall'intrapendenza e dall'invadenza dei più antichi e vigorosi attori della scena politica europea. Ma questo non poteva accadere dopo una guerra vinta sul campo di battaglia e persa alla conferenza di pace di Parigi, che si concluse per il nostro paese non con il mito, ma con l'avvilente realtà di una vittoria mutilata a tutti gli effetti. Io penso che per capire bisogna partire anche da questo. Quella vittoria fu veramente mutilata. Sta per uscire a giorni un bel libro di Paolo Soave dedicato anche a questo. E senza questo forse non capiamo tutto quello che è successo dopo. Naturalmente quello che sto dicendo potrà essere criticato, criticabile da molti, ma io ho questo convincimento. Lo spirito di revanche che ne derivò cioè dalla vittoria mutilata, spianò la strada all'avvento del fascismo, cresciuto in consenso grazie ai programmi largamente strumentali che annunciavano la sua ferma volontà di arrivare allo smantellamento del sistema di Versailles, anche con l'uso della forza. Eppure, il movimento fascista, divenuto dopo il 1922 forza di governo, abbandonò immediatamente il suo focus sul transismo e scelse di indirizzare la sua azione internazionale nell'ambito di una collaborazione attiva con gli alleati della Grande Guerra. Questa è una caratteristica di Mussolini. Il discorso di piazza non corrisponde quasi mai poi alle decisioni politiche. E molti storici sbagliano, appunto, giudicando Mussolini per il discorso di piazza e non per la decisione politica che viene dopo.
Nei discorsi alla Camera e al Senato del 16 e 27 novembre 22, Mussolini sostenne infatti l'obbligo di rispettare i trattati di pace, buoni o cattivi che siano, una volta che siano stati firmati e ratificati, pur insistendo sulla necessità di un loro riesame. Parla di riesame. L'Italia, infatti, non soltanto per le debolezze dei suoi passati governi era stata privata al termine del conflitto, è Mussolini che parla, privata al termine del conflitto di forti posizioni nell'Adriatico, nel Mediterraneo, e ha visto messi in discussione alcuni suoi diritti fondamentali. Essa non aveva ricevuto neppure, sempre Mussolini parla, colonie e materie prive e prime, e priva di adeguati compensi era rimasta schiacciata letteralmente dai debiti fatti per raggiungere la vittoria comune. In questa situazione, continuava Mussolini, la politica estera del nuovo governo sarebbe stata sì una politica di rispetto degli impegni sottoscritti, ma anche necessariamente di equa chiarificazione della posizione dell'Italia nell'intesa. Tale politica, che non poteva essere, sempre Mussolini parla, gabellata come avventuroso imperialista nel senso volgare della parola, comprendeva infatti anche la possibilità che il nostro paese, se deluso nelle sue attese, deluso da questa chiarificazione che Mussolini chiedeva, si trovasse costretto a riprendere la sua libertà d'azione e a provvedere in altro modo alla tutela dei suoi interessi. Quindi, questa vittoria mutilata va riparata dai nostri alleati in qualche modo. Quello che non c'è stato da allora, in parte ci deve essere dato poi, se no l'Italia potrebbe cambiare anche la sua linea d'azione. Fatto escluso l'incidente di Confude dell'agosto 23, di azioni di disturbo della diplomazia sovversiva di Palazzo Chigi, uso questo termine con contezza, diplomazia sovversiva, verso la Jugoslavia, i mandati franco-britannici in Medio Oriente, l'egemonia inglese in Egitto, ma questa diplomazia sovversiva la faceva persino Nitti e persino Giolitti. Le linee guida della strategia internazionale italiana si attennero a tali principi fino almeno all'autunno 1935. Questi principi non mettevano in discussione la stabilità dell'assetto politico territoriale europeo, scaturito dal conflitto, ma contenevano la possibilità remota che se Londra e Parigi fossero restate sorde alle richieste dell'Italia, questa avrebbe potuto imprimere alla sua politica un colpo di barra tanto radicale da allinearla con i vinti della Grande Guerra. Germania, Ungheria, Bulgaria, Russia bolscevica, in qualche modo persino il Giappone, ma questo avviene in un secondo momento. Allineare l'Italia quindi in una diversa alleanza. Seppur con questo non trascurabile distinguo, il filo rosso che legava la politica estera dell'Italia liberale a quella del regime fascista non si spezzò. Da giugno 22 al settembre 29, con la permanenza di Mussolini a Palazzo Chigi, ne si logorò poi fino a luglio 1932 con la nomina di Dino Grandi a ministro degli esteri. Questo filo rosso era quello che ha detto giustamente Varsori, cioè con l'impero britannico è meglio non farla la guerra, anzi non la si deve fare proprio. Questo indirizzo generale rimase valido anche dopo la riassunzione da parte di Mussolini della guida degli esteri. E di qui provenivano le ragioni del patto a 4 del giugno 33, che era stato proposto dal Duce nel discorso al popolo di Torino del 23 ottobre 1932. Occhio alle date, siamo solo 3 mesi prima della nomina di Hitler a cancelliere. In quell'intervento Mussolini, preso atto della crisi gravissima in cui versava la Lega di Ginevra, la Società delle Nazioni, ospitava che Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania adottassero una politica comune sulle questioni europee e coloniali, in modo da operare consensualmente una rettifica dei trattati di pace, quindi ritorna a questo discorso, e di porre fine ai programmi egemonici di una sola nazione sul continente. Ma Mussolini, nel discorso del 7 giugno 1933 al Senato, 17 giugno del 1933 al Senato, riaffermò la sua scelta di campo occidentale e smentì o almeno ridimensionò le precedenti dichiarazioni sulla politica di rigida equidistanza di Roma tra Berlino e Parigi formulate nel discorso di Torino.
Il raffreddamento dei rapporti tra Roma e Berlino era anche testimoniato il 2 settembre 1933 dalla firma del trattato italo-russo di amicizia, non aggressione e neutralità, le cui finalità antigermaniche apparivano del tutto scontate. Questo accordo infatti rafforzava la politica di appeasement verso Occidente, piccola intesa perseguita dal ministro degli esteri sovietico Litvinov. Era quella del massimo dirigente del commissariato del popolo per gli affari esteri, una strategia di largo orizzonte. Il 18 settembre 1934 portò Mosca a entrare nella Società delle Nazioni, una strategia adattata alla necessità di assediare il Reich a est e a ovest, impedirne il congiungimento con l'Austria, bloccarne la pressione verso l'Europa orientale. Da quel momento, da dopo il 1933 possiamo dire, la politica dei grandi summit europei inaugurata da Palazzo Venezia dopo il 1930 sarebbe proseguito, ma assumendo d'ora in poi una peculiare funzione antitedesca. A seguito dell'incontro di Stresa, svoltosi tra l'11 e il 14 aprile per l'iniziativa del governo italiano, Laval, il premier britannico MacDonald e Mussolini siglarono un protocollo d'intesa. Nel documento si affermava che le tre potenze erano decise a riaffermare i principi di Locarno, a confermare che la difesa della sovranità dell'Austria avrebbe continuato a ispirare la loro politica comune, a impegnarsi per reagire all'unisono contro ogni tentativo intrapreso da Berlino di modificare l'assetto europeo. Stresa costituiva comunque l'ultima tessera di un mosaico esteso dall'Italia alle democrazie occidentali, a gran parte delle piccole potenze dell'Europa orientale, alla Russia, legatesi tra maggio 1935 a Parigi e a Praga da un patto di mutua assistenza, un piano in grado di accerchiare i Reich sui due lati, come era accaduto durante la Grande Guerra. Alla costruzione di questo fronte comune l'Italia fascista aveva fornito, pur tra oscillazioni, ambiguità pericolose, fuga in avanti, un contributo importante che ancora una volta testimoniava la continuità della sua azione in campo internazionale. Disgraziatamente il pur malfermo sistema della sicurezza europea, a Stresa gli inglesi erano stati molto riluttanti a entrare in quel fronte, perché c'era già aria di appeasement verso la Germania nell'aria. Disgraziatamente il pur malfermo sistema della sicurezza europea, che aveva uno dei principali punti di forza nell'accordo di Stresa, si infranse nello spazio di un mattino sullo scoglio costituito dall'invasione di Etiopia. E questo è il grande spartiacque. Da quel momento, ce lo ha ricordato Varzori, il rapporto cordiale, l'intesa cordiale, cordialissima che avevamo dal 1861, si può dire, con l'Inghilterra, e che si era inclinato durante le trattative della pace di Parigi, però questo bisogna ricordarlo, si era inclinato anche molto, e venne meno. Ci sarebbe molto da dire sulle responsabilità anche inglesi in questo far venir meno questa intesa cordiale. Ricordo solamente che Stalin e Roosevelt dissero: ma è possibile che gli inglesi per un pezzetto di terra africana vogliono sconvolgere questo sistema europeo, che fondamentalmente è un sistema europeo che ha accerchiato la Germania? Vabbè, sbaglierebbe comunque chi ritenesse che dal maggio 1936 il regno di Vittorio Emanuele si fosse impantanato in un isolamento totale, esclusivo vantaggio dell'amplesso con Berlino. Consumandosi il fronte di Stresa, tra il fuoco e le fiamme della guerra d'Etiopia, la stabilità dell'Europa, in essa la posizione di prestigio e di influenza dell'Italia, avrebbe dovuto ancorarsi nei piani di Palazzo Venezia a un sistema di accordi trasversali che si sarebbero bilanciati a vicenda. Al nascente asse Roma-Berlino, il nostro paese doveva associare una serie di assi minori con i paesi dell'Europa orientale, dal Belgrado a Varsavia, ma soprattutto ricostruire su un piano di parità e quindi su più diverse e vantaggiosi basi l'antico rapporto privilegiato con la Gran Bretagna. Solo quel rapporto le avrebbe permesso infatti di ottenere a scapito della Francia
una solida egemonia politica estesa dal Mediterraneo ai Balcani al Danubio. Da questo scaturiva la firma dell'accordo tra gentiluomini del 27 gennaio 1937, con il quale Roma dichiarava impegnarsi a mantenere immutato l'assetto mediterraneo in attesa di avviare un processo di più ampia estensione. E infine la stipula, durante la guerra civile spagnola, questo è bene sottolinearlo, degli accordi di Pasqua, che avrebbero portato il 16 aprile 1938 a un pur traballante accordo generale sul Mediterraneo, sancito da Londra e Roma. I due trattati si reggevano infatti, ho usato il termine traballante, i due trattati si reggevano infatti sul fragile equilibrio delle impotenze, Inghilterra e Italia, entrambe obbligate dall'incombente minaccia tedesca e nipponica, soprattutto l'Inghilterra, a neutralizzare la loro principale area di confronto. L'ambiguo disgelo italo-britannico arrivava tuttavia troppo tardi, quando cioè le rivendicazioni mediterranee del regime fascista nei confronti della Francia, ma anche dell'Inghilterra, avevano già aperto un nuovo fronte di crisi. L'offensiva propagandistica di Palazzo Venezia contro l'infida sorella latina si sviluppò in un crescendo rossiniano dopo il discorso di Genova del 14 maggio 1938, e toccò il suo culmine nella reazione al Gran Consiglio del Fascismo del 5 febbraio 1939. Qui, in questa relazione, Mussolini insisteva sulla necessità di conquistare, grazie all'intesa politica con la Germania, ma la Germania per un lungo periodo Mussolini la usa come arma di pressione verso i vecchi alleati, insisteva sulla necessità di conquistare il libero ingresso negli oceani, negatoli dalle potenze marittime. Francia e soprattutto Inghilterra, in possesso di formidabili posizioni strategiche tra Suez, Malta, Gibilterra nel Corno d'Africa, potevano infatti contare per incarcerare il nostro paese nel suo stesso mare, questo è lo slogan mussoliniano, anche sul sostegno di fedeli satelliti nel Mediterraneo orientale e meridionale, Grecia, Turchia, Egitto. Arrivati alla rubrica del che fare, la montagna costruita dal capo del governo italiano partoriva però un topolino. Solo uno scarso accenno si faceva alle mire italiane sul Sudan, al controllo della Tunisia, che insieme all'internazionalizzazione di Gibilterra, alla partecipazione della compagnia, alla compagnia del canale di Suez, al condominio italiano, dal condominio franco-italiano su Gibuti, il Duce considerava i fattori indispensabili per assicurare all'Italia strada libera in direzione dell'Oceano Indiano e dell'Atlantico. Tutti obiettivi questi che dovevano essere raggiunti comunque, aggiungeva Mussolini, solo per via negoziale e solo dopo aver acquisito il consenso britannico. Dando per scontato che l'Italia doveva evitare in ogni modo uno scontro con l'impero inglese, Mussolini non escludeva che nel futuro si potesse giungere come extrema ratio a una contenutissima prova di forza con la Francia solo sul fronte aeronavale. L'Italia non era ancora pronta però a sfidare nemmeno una Francia gravemente indebolita e fortemente divisa al suo interno. Il logoramento delle nostre forze armate, le difficoltà finanziarie, la penura di materie prime obbligavano infatti a posticipare l'ora della resa dei conti con Parigi addirittura all'inizio del 1943. E preferibilmente a una data più tardi. Quindi nel febbraio del 39 Mussolini pensa a una guerra che se deve proprio scoppiare dovrebbe scoppiare intorno al 44-45. Notiamo quale discrasia ci sia tra questa posizione e quella che sarà poi la posizione tedesca. Nulla da stupirsi allora che persino la firma del patto d'acciaio del maggio 39 venne letto a Londra come un evento che aveva cambiato di poco o nulla la situazione, grazie alla prudenza del Duce, ma soprattutto in virtù della ferma ostilità di Ciano verso la Germania. E qui entra questo disastroso protagonista della politica estera italiana, che fu Galeazzo Ciano. Ma protagonista è un po' troppo, perché io ho scritto nel mio libro su Ciano che
Ciano fu un po' la controfigura di Mussolini. Insomma, si giocava a fare il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Mussolini faceva il poliziotto cattivo e Ciano faceva il poliziotto buono. In realtà, tra Mussolini e Ciano non vi fu mai, infatti, disparità di vedute sull'alleanza con i Reich, ma solo una ben congegnata commedia recitata a uso e consumo di Parigi, Londra e Berlino, il cui copione fu sempre redatto dal capo del governo italiano. Eppure alcuni italiani e molti fuori del nostro paese non compresero il gioco delle parti simulato da suocero e genero. Non lo compresero i paesi neutrali dell'Europa sudorientale, eccetto la Turchia, dove il segretario generale del Ministero degli Affari Esteri di Ankara ricordò più volte che l'Italia, dopo l'invasione dell'Albania, era divenuta un elemento perturbatore della pace dei Balcani. Non lo comprese il Vaticano, non penetrò quell'inganno il governo francese, soprattutto a causa dell'insistenza dell'ambasciatore a Roma, François Poncet, il quale cercò di persuadere fino alla fine dell'aprile del 1940 Daladier, e poi il nuovo premier Renault, nella buona fede di Ciano. Nemmeno l'amministrazione americana seppe comprendere un simile inganno. Non riuscì a farlo, infatti, l'ambasciatore statunitense William Phillips, che addirittura il 1 settembre 1939 si dimostrò così convinto delle assicurazioni di Ciano da riferire al nunzio Borgoncini Duca che l'Italia non sarebbe mai scesa in guerra a fianco di Hitler e che anzi in un secondo tempo, un tempo sarebbe andata a braccetto con Inghilterra. Nelle cancellerie occidentali si profila a volte anche l'idea di un possibile rovesciamento di fronte come era accaduto nel 1915. Anche il primo ministro britannico Chamberlain e il segretario agli esteri Halifax non arrivarono a decifrare il senso della partita di tennis da tavolo che si giocava tra il padre e il marito di Edda e che si protrasse poi almeno fino ad aprile 1940. Nelle riunioni del War Cabinet Ciano fu ripetutamente definito indubitabilmente filo britannico. Così Halifax nella seduta del cabinet del 7 dicembre 1939 e di conseguenza considerato come un interlocutore del tutto affidabile. Un uomo di Londra, potremmo dire quasi. Alla luce di ciò, le sue prese posizioni antiguerra, anti-assi e più o meno velatamente anti-Mussolini dovevano ritenersi assolutamente sincere. E non a caso, per tutto il periodo della non belligeranza, il responsabile di Palazzo Chigi si presentò a Halifax come l'informatore in grado di decrittare i sempre ambigui ed enigmatici programmi di Mussolini. In realtà, tutte le mosse di Hitler successive alla sigla dello Stahlpakt furono lette a Roma come una minaccia verso Francia e Inghilterra, ma anche contro l'Italia. E addirittura la dichiarazione di guerra alla Polonia nel settembre 39 fu valutata come la prova provata della slealtà del socio di maggioranza dell'asse. Tanto che Ciano riuscì ad accreditare presso le cancellerie occidentali, quelle dei paesi neutrali e le aule del Vaticano. Scusate, un foglio che mi sono perso. Ciano riuscì a accreditare presso le cancellerie occidentali, quelle dei paesi neutrali e le aule della Santa Sede, la possibilità che non soltanto Mussolini fosse contrario a slacciare i massini della guerra, ma anche che alla fine egli avrebbe voluto passare dall'altra parte della barricata, affiancandosi a Londra e a Parigi, come nel 1915. In conseguenza della firma del patto Hitler-Stalin del 23 agosto 1933. Patto Hitler-Stalin, patto Molotov-Ribbentrop. Mussolini diede infatti mandato a Ciano di fornire larga assistenza militare alla Finlandia, con armamenti, materiali, velivoli da caccia e invio di specialisti, per contrastare l'aggressione sovietica del novembre 39. Siamo forse il paese che dà di più alla Finlandia, in termini di armamenti. Eravamo tanto ricchi di armamenti che dopo essersi svenati con la Spagna ci apriamo un'altra venuzza per la Finlandia.
Ma naturalmente questa è in funzione antitedesca che si fa. Negli stessi mesi Ciano forniva a Bucarest l'assicurazione che l'Italia non avrebbe tollerato l'usurpazione sovietica della Bessarabia e aggiungeva: qualora Stalin avesse rivendicato il possesso con la forza, la Romania avrebbe potuto contare su un sostegno addirittura maggiore di quello concesso da Mussolini ai nazionalisti spagnoli. Ancora Ciano, su ordine di Mussolini, cercò di formare una Lega dei Neutri, a trazione italiana, comprensiva di Romania, Ungheria, Bulgaria, in prospettiva di Grecia e Jugoslavia, per contrastare le minacce provenienti da Mosca e Berlino. E sempre da Palazzo Grigi, il 1 ottobre, partì la proposta inoltrata a Hitler, e da questi naturalmente respinta, di ricostituire uno Stato polacco sovrano, epurato dall'elemento ebraico e ristretto in frontiere tali da assicurare il ritorno nel Reich di tutte le minoranze germaniche, la cui esistenza comunque avrebbe potuto facilitare un futuro processo di pace con le democrazie occidentali. Questo spiega anche perché durante la Seconda Guerra Mondiale il contingente polacco che operava in Africa settentrionale chiese al comando britannico di essere impegnato contro i tedeschi ma non contro gli italiani. Naturalmente mi lascio immaginare, perché poi ci fu un filo rosso nascosto che collegò la politica, che collegò Palazzo Chigi al governo, mi si chiama, polacco in esilio. Mi lascio immaginare la risposta che diedero gli inglesi alla proposta dei polacchi. Infine, e questo è ancora più importante, sempre Ciano però per sabotare le trattative per la firma del patto di non aggressione russo-nipponico, che nei piani della diplomazia tedesca avrebbe dovuto porre le basi di un'alleanza planetaria dei paesi revisionisti, rivolta a distruggere l'ordine mondiale edificato nel 1920 dalle potenze plutocratiche. È la proposta che Ribbentrop fa a Molotov nel novembre del 1940. Cioè, un'alleanza euroasiatica comprensiva di Germania, Unione Sovietica, con le due appendici marittime che sarebbero state Italia e Giappone. Naturalmente questa alleanza poteva verificarsi solamente se ci fosse stata una pacificazione tra la Russia e l'impero nipponico. E che cosa fa Ciano nelle prime settimane del settembre 39? Si spende con ogni mezzo per ostacolare l'appeasement tra Mosca e Tokyo, puntando sui circoli militari antisovietici attivi nella capitale nipponica, nel tentativo di convincerli a scommettere invece su un accordo globale con Stati Uniti, Regno Unito e Francia, favorito dal governo di Roma. Tanto è vero che a questo punto arriva un dispaccio a Ciano da Ribbentrop che gli chiede praticamente: ma insomma tu da che parte stai? Tradotto in poche parole. La realtà è che Mussolini e Ciano sperarono fino all'ultimo che la Francia resistesse alla pressione nazista, come avvenne nel settembre del 14, ancora nel luglio-agosto del 1918. Mussolini sperava in una seconda Marna con tutte le sue forze. E per assicurare almeno una vittoria ai punti alle potenze occidentali, il Duce non esitò a coordinare a Ciano di informare la segreteria di Stato Vaticana del piano di sfondamento delle linee alleate elaborate dal Comando Supremo delle forze tedesche, permettendo alla Santa Sede di inviare il 3 maggio 40 un dispaccio confidenziale indirizzato ai nunzi a Bruxelles e all'Aia, dove si annunciava una prossima offensiva germanica oltre il confine della Francia, che avrebbe colpito anche Belgio e Olanda. Insomma, ci dimostravamo alleati del tutto leali verso la controparte. Lo stesso annuncio era pervenuto da parte di Pio XII, informato direttamente da Ciano tramite Giovanni Battista Montini, a Umberto e a Maria José di Savoia durante l'udienza del 7 maggio, per mettere in grado di comunicare tempestivamente ai sovrani di Belgio, Olanda, Lussemburgo e di conseguenza anche ai governi alleati che, nonostante le ripetute smentite tedesche, l'invasione dei loro paesi di lì a pochi giorni era data per certo dal governo italiano. Da ultimo c'è poi da considerare che il Duce aveva ordinato, subito dopo la firma del patto d'acciaio, di affrettare la costruzione del vallo alpino settentrionale, poi battezzato Vallo del Littorio, e poi ribattezzano ancora
linea non mi fido. Vallo che grazie alla spesa preventiva di circa 1 miliardo di lire doveva sigillare ermeticamente il vecchio confine con l'Austria. Io che ero un gioventù, un bravo alpinista, ho visitato quello che resta del Vallo. Beh, vi posso assicurare che in alcune zone mi fa un'impressione, cioè a distanza di meno di 1 chilometro ci sono, come si chiama, delle casamatte in cemento armato che continuano, sì, insomma, cioè, non è una cosa da ridere. Un'iniziativa, quella della linea Non mi fido, così la chiamavano in Italia, Chiecciano avrebbe commentato in un colloquio con l'incaricato d'affari russo Elfand, sostenendo che anche avendo dei fratelli come vicini, era opportuno di essere in grado di chiudere tutta la loro porta di casa se si fossero verificati disaccordi o malintesi. Guardate che le nostre migliori divisioni restano per molto tempo nella pianura padana solo per ordine di Mussolini, perché Mussolini teme un attacco tedesco. Truppe che potevano essere mandate in Grecia restano nella pianura padana. A questo punto l'ovvia domanda da porsi è perché Mussolini e Ciano, entrambi ugualmente germanofobi, o meglio, entrambi letteralmente terrorizzati dalla Germania, abbiano respinto a fine maggio 40 le offerte franco-britanniche formulate e garantite da Roosevelt, in quale, in cambio del mantenimento della neutralità italiana e di una posizione favorevole del duce verso gli alleati nelle future trattative di pace, c'era ancora un governo Chamberlain che pensava a una soluzione di pace, contenevano ampie concessioni coloniali, Tunisia, Algeria comprese, la partecipazione del nostro paese all'amministrazione del canale di Suez e forse addirittura la trasformazione di Gibilterra da dominio britannico a città internazionale, la cui governance doveva essere affidata ai paesi rivieraschi del Mediterraneo. Ciano commentò più tardi dicendo: non ci volevano dare neanche 4 scogli, adesso ci danno tutto, come si chiama. La rinuncia di Mussolini a prendere in considerazione le proposte formulate dalla Casa Bianca obbediva però a calcolo razionale e non all'infatuazione bellicista. Difficilmente, infatti, il Duce avrebbe potuto partecipare ai colloqui di pace accanto a un Hitler trionfante su semplice pressione del Regno Unito e di una Francia non solo malamente sconfitta, ma di fatto annientata. Persino se Londra e Parigi avessero potuto strappare alla Germania quella concessione, cosa di cui era più che lecito dubitare, la posizione del premier italiano sarebbe stata irrituale, debolissima, del tutto ininfluente al cospetto del Führer, divenuto padrone assoluto del gioco. Solo dopo aver partecipato al conflitto al modico, tra virgolette, prezzo di alcune migliaia di morti, secondo la frase riferita da Badoglio, e noi non sappiamo se questa frase è stata c'è solo la memoria di Badoglio, non si trova, che gli avrebbe assicurato la possibilità di sedersi al tavolo della pace quale belligerante, Mussolini poteva far sentire la sua voce con la fondata speranza di essere ascoltato. Insomma, alla luce di un calcolo realistico, la strada che poteva condurre alla pace passava ineluttabilmente sullo stretto cammino tracciato dal filo della spada. Come il 28 maggio Ciano comunicò l'ambasciatore britannico Percy Loren, non esisteva infatti altra via l'uscita dalla guerra scatenata da Reich, se non la partecipazione italiana alla contesa europea. Una decisione questa che mi è capitato di definire tragica e rovinosa, ma anche inevitabile. Ho concluso. Professore, grazie. Grazie, Dante. E ora ho il piacere di cedere la parola al professor Giuseppe Parlato. Il titolo del suo intervento è La guerra rivoluzionaria, caratterizzazione ideologica di una guerra, fra virgolette, breve. Un sintetico curriculum anche del professore. Comincio anche qui dalla fine, perché è un'attività congiunta che è quella dell'inaugurazione della mostra del 2015 al Museo della Fanteria, per la quale ancora ringrazio il professore. Comunque, ordinario di storia contemporanea presso l'Università Internazionale di Roma,
docente e preside della Facoltà di Interpretariato e Traduzione e rettore presso la Libera Università San Pio V dal 2001, se non sbaglio, fino al 2009. Interessi di ricerca concentrati sul Risorgimento, sul fascismo e più recentemente sulle origini e lo sviluppo del neofascismo. In tali settori ha scritto dizionari, saggi e articoli su riviste scientifiche. Presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice di Roma, ente culturale di ricerca scientifica che mira alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale dell'Italia Unita, con particolare attenzione al Novecento. Componente del Comitato Scientifico della rivista Nuova Storia Contemporanea e degli annali della Fondazione Ugo Spirito. Presidente del Comitato Scientifico del Comitato 10 Febbraio, che si occupa delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata. Un libro, anche per lei, libri tutti che mi sono cari per questo, e gli scritti giornalistici di Renzo De Felice. Professore, grazie, a lei la parola. Ringrazio il generale Poli della sua gentilezza, della sua presentazione. Ringrazio ovviamente dell'invito e dell'opportunità di partecipare insieme a colleghi che stimo come quelli che ci sono, che sono collegati in questo momento. Ringrazio anche l'amico professor Ungari perché appunto abbiamo concordato insieme sia la mia partecipazione ma anche il titolo. Un argomento che certamente si discosta molto dagli interventi magistrali che sono stati trasmessi finora, e lo dico non per scusarmi ma perché chiaramente il tema è un tema interno, non è un tema internazionale, è un tema che riguarda una vicenda che sta fra la propaganda e la politica interna, che ha qualche addentellato anche con la politica estera, ma sempre in una maniera abbastanza, come posso dire, abbastanza mussoliniana, cioè dove non si capisce bene quale sia il confine tra la propaganda e una presa di posizione effettiva, maturata e cosciente. Guerra rivoluzionaria è un po' il mito che viene agitato. Nel periodo, vedremo, ancora già nella non belligeranza, da alcuni organi di stampa, da alcuni, possiamo dire così, centrali, momenti essenziali del fascismo, ed è un mito sul quale, devo dire, probabilmente una certa gioventù, non marginale dal punto di vista qualitativo e neanche dal punto di vista quantitativo, ha creduto, e per alcuni di questi è stata anche la giustificazione per andare a morire in guerra. Parlo di Gianni, di Pallotta, di Bertolici. Cioè persone che hanno creduto fino in fondo che questa guerra che si stava combattendo, questa guerra i cui confini sono stati ben delineati fino adesso nella loro maniera, diciamo, di guerra non del tutto convincente. Io non vi vedo più in questo momento, non so se voi mi vedete ancora, ma non so cosa è successo. Vediamo, vediamo e la sentiamo. Ecco, sono io che non vedo non vedo più nessuno, ma immagino che ci siate, perché non altrimenti siamo, direi. Per quanto riguarda me non si perde niente a non vedermi, ma la prima. questo non è vero. No, è un po' alienante per me. Adesso non so cosa devo fare per riuscire a farmi questo, di forse si chiude questo. Senti, ti conviene parlare perché sennò ci si impicca con queste cose. Infatti, continuo a parlare anche se non vedo niente. Allora, dicevo che è una situazione questa della Seconda Guerra Mondiale molto strana, perché fino adesso tutto quello che è stato detto non ha coinvolto delle caratteristiche di carattere ideologico, mentre invece guerra rivoluzionaria è una guerra di carattere ideologico, cioè è una guerra che ha questa sua diciamo componente, o vuole avere una sua componente di carattere ideologico, culturale, di cui adesso vedremo i confini e i connotati.
Intanto comincerei dal 10 giugno 1940, perché quando alle ore 18 Mussolini si affaccia al fatidico balcone di Palazzo Venezia, a fianco a lui c'è una figura che passa normalmente per inosservata. È un signore che dà il saluto rituale, saluto al Duce, prima che Mussolini incominci a parlare. Bene, questa persona in quel momento è Pietro Capoferri, è il reggente del Partito Nazionale Fascista da poche ore, in sostituzione di Ettore Muti, che ha chiesto di andare in zona di operazione immediatamente nelle ore precedenti l'inizio, la dichiarazione formale di guerra. E Capoferri è un sindacalista bergamasco, un operaio, che ha fatto una discreta carriera nell'ambito sindacale, è stato prima segretario dell'Unione dei lavoratori dell'industria di Milano, poi è stato anche in quel momento è anche presidente della Confederazione Fascista Lavoratori Industria. Perché Capoferri in questo caso è, voglio dire, marginalmente importante in questa vicenda? Perché è uno dei primi a scrivere un articolo su una rivista che è Il Lavoro Metallurgico, che è l'organo dei lavoratori ovviamente metallurgici del sindacato fascista, in cui parla di guerra rivoluzionaria e ne parla in maniera molto spinta, molto accesa e molto convinta. Non è il primo a parlare di guerra rivoluzionaria ed è significativo che nel periodo fra l'ottobre 39 e l'aprile del 1940 ad aprire, diciamo in qualche modo, il problema della guerra rivoluzionaria sia la rivista ufficiale del regime, la rivista culturale ufficiale del regime, cioè Gerarchia. Gerarchia pubblica alcuni articoli, il primo non firmato, quindi evidentemente con una diretta e voluta autorevolezza data dallo stesso Mussolini, gli altri firmati da personaggi come Felice Chilanti ed Edgardo Sulis, poi li ritroveremo in altri articoli. Ecco, in questi primi 3, 4, 5 articoli di Gerarchia si parla di una guerra di popolo che si sta delineando, siamo a un mese dall'inizio del conflitto in Europa e quindi c'è il problema del patto Ribbentrop-Molotov, salutato come elemento di grande innovazione nella politica internazionale, perché risponde alla necessità di un legame fra potenze socialmente avanzate. Si parla della distensione, lo ricordava prima il professor Di Rienzo, la distensione tra Russia e Giappone. Si dice tre popoli che hanno, tedeschi, giapponesi e russi, tre popoli che hanno caratteristiche socialmente e razzialmente identiche, alto potenziale demografico e forte energia centrifuga. La rivoluzione sovietica e quella nazista vengono definite i due movimenti sociali anticapitalistici. E i tre popoli connotati dalla ricerca di spazio vitale negato dalle plutocrazie occidentali. Se noi andiamo a vedere sull'opera Omnia di Mussolini, il concetto di plutocrazia viene addirittura formulato nel 1918 e nel 1919, diciamo anche a ridosso dei punti di Wilson. È un punto, diciamo, questo della plutocrazia è un elemento costante della politica mussoliniana. Bene, questa guerra quindi stava diventando nel 1939 una immensa guerra sociale fra nazioni, lo scontro fra conservazione e rivoluzione, tra due classi di popoli, due secoli, due età, due storie di fronte. Quindi stiamo parlando di qualcosa di estremamente serio da questo punto di vista. In realtà il concetto di guerra rivoluzionaria è un concetto che in qualche modo non nasce, ha delle connotazioni che non nascono in questo momento. I due elementi che vengono ripresi nella formulazione del concetto di guerra rivoluzionaria sono in qualche modo uno recente, l'altro un po' più antico. Quello più antico è la polemica contro la borghesia. Noi sappiamo che il fascismo ha impostato dal 1933
In poi una sorta di fiume carsico di polemica antiborghese ogni tanto riemergeva, ogni tanto andava sott'acqua o sottoterra. E i temi della polemica contro la borghesia, che era poi tra l'altro strettamente legata nell'immagine mussoliniana e nell'immagine della stampa fascista alla polemica contro gli ebrei, era la polemica contro le plutocrazie conservatrici, contro una borghesia che, pur avendo appoggiato il fascismo alle origini, ormai aveva tradito il rapporto con il fascismo e comunque al fascismo non era più sufficiente. È inutile ricordare Chilanti, Fontanelli, Suris, Tullio Cianetti, Cidio Petrone, tutta una serie di personaggi più o meno importanti, più o meno grandi del fascismo e del sindacato fascista, che è quello che in qualche modo mena la danza su questo tema. L'altro tema, l'altro problema che la guerra, sulla quale si appoggia in qualche modo la guerra rivoluzionaria, è un tema strano, è un tema curioso, ed è la lettura della guerra civile spagnola fatta dai sindacati e anche da qualche frangia dei gruppi universitari fascisti. E cioè non è la guerra contro la barbarie comunista, ma è la guerra contro, condotta dalla conservazione franchista contro alcune riforme della Repubblica Iberica, considerate, la Repubblica Spagnola, considerate queste riforme positive. Ci sono dei canali, Cianetti tiene un canale con gli anarchici spagnoli, altri sindacalisti hanno rapporti con i socialisti più che con i comunisti, due giornali come Il Lavoro di Genova e Problemi del Lavoro, quello di Rigola, parlano spesso delle note relative alla situazione spagnola da parte ovviamente antifranchista. Quindi questi elementi vengono recuperati in questa fase e viene recuperato un altro elemento, devo dire molto interessante, lo tira fuori Concetto Pettinato, quello che poi sarà direttore della stampa in Repubblica Sociale. Ed è un concetto che proprio la guerra civile spagnola in qualche modo determina la conclusione della guerra civile spagnola. Dice Pettinato, e lo dicono anche altri giornalisti in quel periodo, attenzione, il rapporto tra partito e ideologia, quindi tra partito e rivoluzione, è un rapporto fondamentale. Cosa succede? Succede che mentre in Unione Sovietica il partito è molto più importante dello Stato. In Germania partito e Stato si equivalgono, in Italia e in Spagna, nella Spagna franchista ancora di più, lo Stato è molto soverchiante rispetto al partito. Questo determina una scarsa impostazione di carattere ideologico. Quindi l'Italia deve in qualche modo, per evitare di diventare franchismo, deve in qualche modo accentuare la sua spinta ideologica e rivoluzionaria. Qui è un po' la chiave per comprendere come questi temi, il ruolo nefasto della borghesia, la necessità di dotare il fascismo di una struttura ideologica e di una pulsione rivoluzionaria, la guerra sembra, questa guerra del 39, e poi soprattutto l'ingresso dell'Italia nel 40, sembra in qualche modo il momento propizio per raggiungere un tasso ideologico e rivoluzionario decente del fascismo dopo l'impresa d'Etiopia e soprattutto da parte sindacale per realizzare quel mito che era quello del cosiddetto accorciamento delle distanze sociali. Non vado adesso, per ragioni anche di tempo, ad affrontare le varie sfumature che la stampa sindacale, la stampa universitaria pongono con accenti diversi questo tema. Vorrei ricordare soltanto che un tema comune ad entrambi è il fatto di trasformare questa guerra italiana in una guerra rivoluzionaria europea, e cioè una guerra di liberazione o di indipendenza di uno Stato proletario, la guerra dei popoli giovani contro i popoli vecchi, la guerra dei popoli rivoluzionari contro il conservatorismo borghese,
chi aveva colto bene in termini anche, diciamo in qualche modo filosofici, questo problema è stato Ugo Spirito, il quale, come ben sapete, su commissione di Mussolini, attraverso il contatto di Bottai, fu incaricato di scrivere un libro sulla guerra rivoluzionaria. Siamo alla fine del 1940, Ugo Spirito questo libro lo scrive e lo presenta poi a Bottai, che lo dà a Mussolini, ed è divertente considerare come Mussolini pensi che questo libro non sia pubblicabile perché è troppo filotedesco. Cioè, in realtà, quello che ha scritto Ugo Spirito, animato da convinzioni che poi lì a un paio d'anni cominceranno a vacillare, ma in quel momento Spirito è assolutamente convinto che i popoli giovani debbano allearsi tra di loro contro le demoplutocrazie. E c'è un passo, citerò solo un piccolo passo di questa guerra rivoluzionaria, quando Spirito dice: e il proletariato fascista europeo sente che questa guerra è sua e la combatte con una serietà e una disciplina che finiscono con l'imporsi alla stessa borghesia. Lo sente quasi istintivamente e senza rendersene conto esatto, ma la coscienza rivoluzionaria si sta maturando molto rapidamente. La borghesia si illude ancora e propende a giudicare retorica e l'ipotesi del proletariato e la sua maturità politica, ma l'illusione non potrà durare a lungo. E, beh, insomma, sarebbe da discutere perché Mussolini considerò questo libro troppo filotedesco, probabilmente, anche senza probabilmente, perché in realtà Mussolini avrebbe voluto che Spirito in qualche modo identificasse le ragioni di fondo della necessità geopolitica dell'intervento dell'Italia in guerra, mentre invece Spirito si è probabilmente appiattito su gli elementi classici della geopolitica dell'epoca, che erano quelli ovviamente che interessavano lo spazio vitale e il nuovo ordine europeo. Spirito non parla, lo dico così per completezza, in questo momento non parla della necessità di un'alleanza tra Italia, Germania e Unione Sovietica, anche perché Spirito finisce di scrivere il libro nell'estate del 1941 e nell'estate del 1941, come sappiamo, inizia la guerra in Russia da parte italo-tedesca, quindi evidentemente non poteva spingersi fino a quel punto. Nel mio titolo si accenna alla guerra breve, tra virgolette, molte virgolette, ovviamente. Ma l'ho citato, ho parlato di guerra breve perché è chiaro che una guerra rivoluzionaria, così come la stavano impostando i giornali, e ho citato soltanto alcuni settori, ma insomma il fenomeno è abbastanza vasto, non poteva che essere breve. Cioè non poteva che questo spirito rivoluzionario ottenere subito un risultato, non marcire in anni di guerra, magari come poi è successo, non del tutto favorevole. Che cosa sopravvive alla illusione della guerra breve di queste tematiche? Beh, sopravvive qualcosa, sopravvive quello che riguarda poi in realtà proprio il nuovo ordine europeo, cioè il tema del dopoguerra, di come sarà l'Europa del dopoguerra. La guerra non è certamente, ormai non ci si illude più che la guerra sia vittoriosa, sicuramente si è acquisito il concetto di una guerra lunga, però si parla di un nuovo ordine europeo, cioè si parla di cosa succederà dopo la fine della guerra. Ed è interessante perché questo tema si ricollega evidentemente al concetto di guerra rivoluzionaria di cui parlavamo prima, e in particolare ci sono tre convegni, soprattutto gli ultimi due: il convegno di Pisa del maggio del 1942 sui problemi economici dell'ordine nuovo, e i due convegni dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, uno sull'idea d'Europa, l'altro sul piano economico,
uno dell'ottobre del 42, l'altro dell'ottobre 42, marzo 43. Siamo proprio al crepuscolo anche del regime. E perché sono significativi soprattutto questi due convegni dell'Istituto di Cultura Fascista, allora presieduto da Camillo Pellizzi? Perché in realtà si vede come i due personaggi che hanno sempre portato avanti il concetto di guerra rivoluzionaria, in particolare i due principali sono Gaetano Pietra e Paolo Fortunati, i due statistici, sono uno dei quali Fortunati già organicamente iscritto al Partito Comunista clandestino, tanto che chiede al Partito Comunista clandestino di poter andare a partecipare a questo convegno organizzato dall'Istituto di Cultura Fascista. Bene, loro sostengono le tesi naziste. Loro sostengono la necessità di un blocco tra le potenze nord europee, quindi la Germania e l'Unione Sovietica nel 1942. Dice Fortunati, ma lo dice anche Pietra, sicuramente si arriverà a un accordo tra Hitler e Stalin per costruire la nuova Europa. Quindi non c'è nessuna dimensione di carattere, come posso dire, di carattere, nessuna dimensione di carattere politico contingente, si guarda direttamente al futuro. E non c'è soprattutto nessuna dimensione di carattere mediterraneo. Combinazione, paradossalmente, in questa contro questa posizione che si manifesta sia al convegno sull'Europa, sia al convegno sul piano economico, e con sempre questi due personaggi come apripista in qualche modo, chi si schiera contro non sono soltanto i cattolici come come Vito, o i nazionalliberali fascisti come Carlo Curcio, ma è Ugo Spirito che prende una posizione, questa volta in aperta contraddizione con quello che aveva detto in guerra rivoluzionaria, sostenendo invece la necessità di un blocco mediterraneo e di un ruolo mediterraneo dell'Italia. Il rischio di correre verso una situazione che diventa bolscevica, così dice Ugo Spirito nel suo intervento. E quindi è interessante vedere questa evoluzione, siamo alla fine del conflitto, siamo ormai, non ci sono più speranze di vittoria, però ancora si discute e sembra ineluttabile che il mondo diventerà comunista. La speranza per Fortunati e per Pietra è che in questo comunismo ci sia anche uno spazio per certi valori che la sinistra fascista aveva in qualche modo portato avanti. E in tutto questo Mussolini? Questa è una domanda alla quale sinceramente è difficile rispondere. Se tutto quello che abbiamo detto è stato soltanto propaganda o se in qualche modo Mussolini ci credeva. Se in qualche modo questo poteva essere per Mussolini una via d'uscita, comunque sarebbero andate le cose, comunque fossero andate le cose, scusate, cioè comunque le cose avessero preso una piega particolare, quella della pace, quella di non voler fare la guerra, quella di far finta di farla, quella di trovare delle giustificazioni per farla senza poi farla, ecco, questo è un problema. Un dilemma finale tra comunismo o fascismo che diventa, nel personaggio Mussolini, a mio avviso, una ipotesi di fascismo e comunismo. Non c'è più l'avversativo, ma c'è una congiunzione dove i due elementi possono forse convivere e coesistere. C'è la personale posizione pragmatica finché si vuole, ma in tanti scritti si nota anche il fascino che nel vecchio rivoluzionario Mussolini continua a suscitare il comunismo e la rivoluzione sovietica. A Clara Petacci, con questo vado a concludere, in uno dei tanti momenti di amara riflessione che segnano le lettere tra Mussolini e la Petacci, nel periodo 43-45, il 16 gennaio appunto del 45 Mussolini scrive: ahimè, il comunismo ha creato un popolo militare, il fascismo non c'è riuscito. Dipende dal popolo o dalla dottrina? Terribile dilemma. O è dipeso dagli uomini?
Per 20 anni ho sognato di dare al popolo italiano una gloria che è la regina di tutte le glorie, quella militare. Stalin ci è riuscito, io no. Minoranze, individui, reparti, ma la grande massa, la valanga immane come in Russia, no. Dunque ho sognato. Grazie dell'attenzione. Grazie professore, grazie. Ho chiesto a chi ci sta seguendo sul web se ci fossero domande, ce ne sono alcune. Una si collega a una parola che lei, professor Parlato, ha appena usato, cioè quella di dottrina. Una persona ci chiede quale fosse la dottrina del Regio Esercito nel 40. La dottrina del Regio Esercito stava cambiando. Ho citato i generali Maistrocchi e Pariani, si stavano occupando con grande attenzione della dottrina e prima di tutto della fanteria. Si voleva una fanteria più agile, più veloce, più facile da impiegare e da comandare. Per quanto riguarda i carristi, invece, la dottrina era piuttosto confusa. Le idee non erano molto, molto chiare. Si pensava, come ho già detto, di impiegare l'esercito contro la Francia, contro la Jugoslavia, quindi con quei carristi che con piccoli carri leggeri dovevano semplicemente aiutare la fanteria, dimenticando il Nord Africa, dimenticando le possibilità di impiego nel deserto, cosa che invece i britannici stavano facendo, anche quasi per caso, ma questo è un altro discorso. Comunque la dottrina per quanto riguarda le unità moto corazzate era piuttosto carente. Quella della cavalleria era eccellente, ma come abbiamo detto mancò la motorizzazione e la meccanizzazione dell'arma di cavalleria. Ottima la dottrina per l'artiglieria, ma avevamo avuto l'esperienza della Grande Guerra, quindi piuttosto chiaro era l'impiego dell'arma dotta. Anche lì mancò la motorizzazione dell'arma di artiglieria. Il genio, abbiamo detto, l'esperienza della guerra purtroppo aiutò a definire meglio la dottrina di questa arma. Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece è che cosa sarebbe successo se gli italiani, meglio l'asse, avessero vinto Ayla Lamein e in Russia. Beh, penso, poi chiedo conforto ai professori, ma penso che l'asse avrebbe vinto la guerra se semplicemente avessimo sfondato a Ayla Lamein e se sul fronte russo si fosse sconfitta l'armata rossa. Un'altra domanda, e poi qui poi chiedo ai professori il loro parere, invece è... Qual era la terza domanda? Sono dimenticato. Ah, bellissima domanda. Perdonatemi, l'età si fa sentire. Se l'Italia invece fosse entrata in guerra con la Francia e l'impero britannico. Dico la mia, poi chiedo a lor signori. Beh, saremmo, come ha già detto il professore, le migliori divisioni erano nella pianura padana. Avevamo la linea Non mi fido, un'ottima linea difensiva, avevamo il vallo contro la Francia e ci saremmo difesi da, io ritengo, una inevitabile offensiva germanica. Penso che la componente austriaca della Wehrmacht dopo l'Anschluss sarebbe stata lieta di riprendere quanto andato male nel novembre del 18, e poi qui avanzo così, parliamo di storia di cronica, ma cosa avrebbero fatto le forze armate francesi dopo la capitolazione della Francia in un'ipotetica guerra fra la Germania e l'Italia? Cosa avrebbero fatto la Jugoslavia e la Grecia nei confronti dell'Italia? Questo
ovviamente non lo so. Chiedo se i professori abbiano qualcosa da aggiungere su queste domande. Il microfono, professore, il microfono. Siamo stati travolti dalla valanga del Reich, perché la linea non mi fido non fu mai finita di costruire, ancora dopo era la Main, la stavamo costruendo. La Francia non ci voleva dare nessun aiuto, l'Inghilterra non ci voleva dare nessun aiuto, e l'aiuto della Jugoslavia e della Grecia te lo raccomando. No, a me approfitto che ho il microfono in mano, e quando ho il microfono in mano sono pericoloso. No, volevo dire a Giuseppe, non è vero che non hai fatto un intervento che non rientra nel campo internazionale. E la tua domanda, Mussolini ci credeva o non ci credeva? Ma io questo non lo so, perché Mussolini è veramente una sfinge, voglio dire. Però è anche vero che Mussolini nel 1941, in accordo con la diplomazia nipponica, tenta di convincere Hitler a intavolare una pace separata con la Russia. E ancora dopo la morte di Roosevelt dice: è arrivato il momento giusto per arrivare a questa soluzione. Quindi voglio dire, quei documenti che hai tirato fuori tu si possono basare pure su questa, su queste ipotesi. Questo è un punto fermo della politica messicana estera italiana, voglio dire. Ma praticamente dalla controffensiva russa dell'inverno del 1941, Roma e Tokyo si mettono a lavorare attivamente su questa cosa. E arrivano anche a un risultato dopo la battaglia di Kursk nel settembre del 43, se non mi sbaglio, scusate, c'è un momento di affuscamento, una delegazione russa si incontra con una delegazione tedesca a Stoccolma. E questa è sempre stata considerata l'idea, come si chiama, io mi ricordo il professor Galasso, quando ne parlavo, dice, ma questi erano i sgoccioamenti senili di Mussolini. No, ci furono trattative, come si chiama, nascoste, c'era una parte dell'establishment nazista che era d'accordo, insomma, era un'ipotesi da percorrere. Ricordiamoci che la mattina del 25 luglio, Mussolini, la mattina, riceve l'ambasciatore Idaka e gli dice: farò del tutto per convincere, come si chiama, Hitler a fare la pace con la Germania. Cioè non pensa a quello che gli può succedere nel pomeriggio, ma pensa ancora a questo. Ecco, questo volevo dire. Se posso aggiungere una cosa alle considerazioni appunto del professor Di Rienzo e alle domande che sono state poste, diciamo che ci si invita a fare un'azione di, come si dice, counterfactual history, no? Di storia controfattuale. Diciamo sulla prima domanda, è la Lamein e Stalingrado? Ma sì, può darsi, cioè tutto è possibile, però io faccio una considerazione diversa. I rapporti di forza. I rapporti di forza tra la Grande Alleanza e l'asse, voglio dire, fin dall'inizio sono favorevoli alla Grande Alleanza. Perché vogliamo pensare alla realtà demografica. Voglio dire, non c'è confronto. Stati Uniti, Unione Sovietica, voglio dire, Impero Britannico e gli altri tre. Proviamo a pensare alla realtà economica e industriale. Voglio dire, gli Stati Uniti non sono toccati dal conflitto durante tutta la Seconda Guerra Mondiale. Cioè possono produrre e fare quello che vogliono. Perché tanto voglio dire, negli Stati Uniti la vita è normale. Cioè di un paese che non è nemmeno quasi in guerra. Dobbiamo pensare solo a questo. Un mezzo continente. La più grossa potenza allora, la più grossa potenza economica e industriale del mondo. Dobbiamo pensare all'Unione Sovietica. Cioè, a differenza di Napoleone, che a Mosca ci arriva, Hitler non arriva neanche a Mosca. Non riesce a conquistare Leningrado.
l'Unione Sovietica è grande, voglio dire. I tedeschi non riescono nemmeno ad occupare tutta la parte europea. Se mettiamo, diciamo, sul piatto della bilancia questi aspetti di carattere appunto demografico, geografico, industriale, la guerra era già persa fin dal 1941. Poi potrà durare di più, potrà durare di meno, questo è evidente. Per cui non vedo questa possibilità. Poi ci sono, diciamo, i fattori politici. Allora, questa è una questione diversa. Poteva esserci, appunto, come ne parlava anche il professor Di Rienzo, l'ipotesi di un compromesso tra la Germania e l'Unione Sovietica. Questo magari tutto è possibile, niente si può escludere. Però ecco, se noi guardiamo gli aspetti, i dati di fatto oggettivi, a mio giudizio, quando entrano in guerra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti nel 1941, i rapporti di forza sono già chiaramente a favore della Grande Alleanza e a sfavore, naturalmente, a sfavore dell'asse. Poi un anno in più, un anno in meno, è chiaro, questo poteva essere una questione diversa. Sulla questione di un nuovo rovesciamento di alleanze, no? Per cui l'Italia ha firmato il patto d'acciaio, però cambia nuovamente opinione e passa dalla parte degli inglesi e dei francesi. Beh, è chiaro, voglio dire, questo lo diceva anche il mio collega. La reazione tedesca sarebbe stata immediata e sicuramente molto dura, e il famoso vallo, a mio giudizio, non avrebbe avuto un grande successo. Questo però nel corto periodo, nel breve periodo, chi avrebbe vinto la guerra? Lì, sa, la questione fondamentale è questa. La guerra mondiale è in una prima fase radicalmente dopo il 1941, diventando una guerra mondiale. E non è un caso che divenga una guerra mondiale quando entrano in gioco i due attori, che sono poi quelli che diventeranno le superpotenze nel secondo dopoguerra. Quindi sono i due attori fondamentali, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Questo cambia tutto, naturalmente, cambia anche i caratteri stessi della guerra. In parte li aveva già cambiati con l'arrivo di Churchill alla guida della Gran Bretagna. Cioè diventa veramente una guerra totale e una guerra profondamente ideologica, che fino al maggio del 1940 probabilmente lo è fino a un certo punto. Cioè, dopo diventa una guerra in cui chi vince elimina l'altro, ma radicalmente. Basta vedere il caso. La Germania, dopo il 1945, per 4 anni non esiste nemmeno più come Stato. È il vuoto. E il Giappone, subisce due bombardamenti nucleari e, insomma, forse qualche cosa cambia nel mondo a quel punto. Quindi, cioè, la Seconda Guerra Mondiale va vista anche come qualche cosa di complesso che cambia nel corso del tempo tra il 39 e il 1945. Inizia in un modo e finisce in un modo diverso. Non perché vinca l'uno o perda l'altro, perché proprio i caratteri della guerra cambiano, come cambiano i caratteri del mondo dopo il 1945. Cioè il mondo del 39 e quello del 45 sono mondi completamente diversi. Quindi va vista, a mio giudizio, in questa prospettiva. Io volevo aggiungere un'ultima cosa, se è possibile. Forse sempre a livello di storia controfattuale, forse mi sono, avendoci scritto un libro, mi sono affezionato molto a questa idea della pace di compromesso tra Germania e Russia, che aveva soprattutto, comunque aveva un grosso ostacolo in Hitler. Ma se prima dello sbarco in Normandia questo fosse si fosse avverato, io non credo che gli Stati Uniti sarebbero intervenuti sul continente. E questo era esattamente quello che pensava Mussolini. Dice, a quel punto l'America si sgancerà dal conflitto. Magari lo continuerà contro il Giappone, ma non se la, cioè, anche perché poi, voglio dire, siamo in America, non siamo in un paese, uno stato dittatoriale. Vai a spiegare ai tuoi elettori il bagno di sangue che devi fare
avendoci tutta la Germania libera di concentrare le sue forze a ovest, e allora si sarebbe arrivati, come si chiama, a un congresso della pace. Quello che Mussolini voleva fin da, come si chiama, lui pensava che a un certo punto, dopo l'invasione della Polonia, ci sono anche spinte della diplomazia italiana per dire vabbè, dopo l'invasione della Polonia cerchiamo di fare la pace, cerchiamo di fare un altro Monaco, magari meglio riuscita. Queste erano opinioni di Mussolini, che vi ripeto, non era un uomo molto moderno per certe cose, ma ragionava molto in maniera ottocentesca, insomma. Anche la cosa della guerra rivoluzionaria di spirito, ma lui se l'appoggia questa ipotesi è sempre nella visione internazionale. Se si chiama, la Russia si sgancia, la guerra in ogni caso finisce. E questo per un'Italia ridotta, come si chiama, al lumicino, sarebbe stato un bel vantaggio in ogni caso. Poi lui pensava di fare anche, come si chiama, lo scacchiere, il cartaro della nuova conferenza della pace. Vabbè, ma insomma, questi forse veramente erano sgoccioramenti senili. Insomma. Vabbè, comunque, scusatemi di quest'ultimo intervento, scusatemi, sto parlando troppo. Volevo aggiungere, sono d'accordo con quello che si è detto, che è chiaro, la guerra rivoluzionaria a me appare come o un tentativo di mettere avanti delle questioni di carattere ideologico per rassicurare i tedeschi, perché poi c'è anche questo discorso che Mussolini spesso fa, no? Di cercare di rassicurare i tedeschi, una volta rassicura gli inglesi, la non belligeranza è sempre un continuo docce di acqua fredda e di acqua calda, no? Continua. Io non lo so se l'Italia fosse entrata in guerra con gli alleati, al di là della evidente aggressione tedesca, questo non ci sarebbe stato dubbio, probabilmente ci sarebbe stata anche se l'Italia avesse continuato la non belligeranza. Il problema è che, io non lo so, però non sono uno storico militare e non sono neanche uno storico diplomatico, però sicuramente l'ingresso dell'Italia in guerra il 10 giugno del 40 non ha giovato particolarmente alla Germania. Non ha giovato alla Germania perché entrando l'Italia in guerra si è scatenato il fronte africano, che prima non ci sarebbe stato. La guerra si stava in qualche modo avviando verso una prospettiva nella quale probabilmente anche l'intervento americano si poteva verificare in maniera differente. Quindi non lo so, paradossalmente quando Mussolini entra in guerra, ed entra in guerra perché capisce che non può più stare alla finestra, però nello stesso tempo pone delle condizioni per cui inevitabilmente la posizione di Churchill finisce col diventare la posizione più forte, cioè si va avanti fino in fondo. E io credo che il dilemma non è tanto tra l'Italia alleata degli alleati, quanto l'Italia neutrale oppure alleata della Germania. Forse questa è l'alternativa più verosimile, probabilmente, anche perché dopo aver messo in piedi tutto quell'armamentario più o meno psicologico e più o meno ideologico della guerra rivoluzionaria, ma come di tante altre cose, che vanno a contraddire poi in realtà il vallo del Littorio e quant'altro, Mussolini non è che poteva stare in piedi su due o tre staffe contemporaneamente. Quindi è probabile che una neutralità italiana avrebbe sicuramente determinato un attacco tedesco, ma forse avrebbe nel lungo periodo modificato una situazione per l'Italia meno gravosa. Beh, a condizione che riuscivamo a fermarli magari sull'Appennino, cosa di mio dubbio. Io volevo aggiungere un'ultima cosa, scusatemi. Abbiamo parlato del 10 giugno, cosa succede subito dopo il 10 giugno? Perché noi, mi sembra che Vavel, il maresciallo Vavel, dice ma gli italiani hanno dichiarato la guerra ma non la fanno. E ha effettivamente ragione. Gli ordini, qua il generale mi può aiutare,
e anche credo Antonio mi può aiutare. Gli ordini che vengono dati sono, a parte il conflitto sulle Alpi, che comunque sarebbe stato un conflitto, come si chiama, limitato, con poche perdite. La guerra alpina è dura, ma non porta un grosso dispendio di sangue. E gli ordini erano difensiva su tutti i fronti, cioè sul fronte africano. Ordini dati alla Regia Marina, rispondere solo se attaccati. Ordini dati alla Regia Aeronautica, non oltrepassare per voli di ricognizione le Alpi. I voli di ricognizione noi li dovevamo fare solamente nel nostro territorio. Un messaggio che Ciano fa arrivare ad Halifax. Beh, se potreste farci questa cortesia di indicarsi quali centri industriali volete bombardare, così noi non li difendiamo, ma sfogliamo la popolazione. Queste sono cose che non mi sto inventando, sono sul cabinet. Secondo me, anche dopo il 10 giugno 1940, voglio dire, con l'Inghilterra, Mussolini ci vuole andare piano. Pensa a quello che pensava anche Hitler. Distrutta la Francia, l'Inghilterra chiederà la pace. E quindi perché impegnare truppe? Perché incattivire qualcuno con cui mi dovrò sedere al tavolo delle trattative? Una guerra iniziata così già partita male dall'inizio, perché pensare se si fosse decisa una linea offensiva nel Nord Africa, voglio dire, dove gli inglesi non erano ancora pronti. Anche se Churchill la prima cosa che fa, tutti pensano che lui abbandona il fronte mediterraneo, invece lo rafforza. Quindi continua questa, voglio dire, questa ostilità di Mussolini, come si chiama, a fare la guerra. Voglio dire, adesso meno male che siamo tra amici, no? Qualcuno mi potrebbe anche accusare di fare apologia del fascismo, però la storia ci dice questo. Il fatto che la Regia Marina dovesse, come si chiama, rispondere solo se attaccata dopo una dichiarazione di guerra, io non l'ho sentita da nessuna parte. Tutto cambia quando gli inglesi bombardano Torino. Dopo che i francesi però hanno cercato di impedire, mettendoli traverso degli automezzi, il decollo degli aerei inglesi, perché i francesi ci stavano a questa idea. Cioè, non condividevano, e lo si vide, l'idea, di Churchill di farsi massacrare fino all'ultimo francese per salvare l'impero britannico. Insomma, è molto complicato e difficile anche attribuire a volte le responsabilità. Sì, certo, evidentemente quella di Hitler è indiscutibile, insomma, ma c'è un gioco molto intricato di carattere diplomatico. Come in tutte le guerre di coalizione, poi ogni appartenente, alla coalizione cerca di fare il suo interesse, Questo avverrà poi, anche sia nell'asse, al comportamento del Giappone, che praticamente lui sì che fa la povera parallela, voglio dire, nonostante inviti, a fare azioni congiunte. E pensiamo poi a quello che succederà poi nel dopoguerra, voglio dire, insomma, quando a un certo punto, tutto sommato, noi siamo salvati da una fine peggiore proprio degli americani. Perché qua mi riallaccio alla relazione di Varsori. Io ho la bozza del primo trattato del primo trattato di pace stilato da Eden nei primi del 45, se non sbaglio. Vabbè, non solo bisognava dare alla Jugoslavia tutto quello che voleva, ma bisognava dare alla Francia l'isola d'Elba e poi dare, tutte le isole limitrofe alla Sicilia, all'Inghilterra, perché facesse un Commonwealth mediterraneo insieme a Malta.
C'erano anche addirittura, da alcuni documenti inglesi, l'idea che tutto sommato la Sardegna si poteva anche staccare, dall'Italia, perché dicevano gli esperti inglesi che etnicamente i sardi non erano precisamente italiani, voglio dire. Ma questa è un'altra forma di pazzia di queste cose, evidentemente l'Inghilterra era arrivata a capolinea, insomma, non aveva capito che la guerra l'aveva persa anche lei. Grazie professore. Per quanto riguarda quello che lei ha detto, i piani, gli ordini, inizialmente era di rimanere sulla difensiva anche sul fronte alpino, anche contro la Francia. L'unico ordine di muovere all'offensiva era verso il Somaliland. Verso il Somaliland invece c'erano ordini di muovere per prendere e cancellare questo pericoloso. E infatti si fa questa cosa, il Duca d'Aosta mi sembra che la faccia. È l'unico sì. Del Corno d'Africa che riusciamo a portare qualcosa a casa per il momento. Quindi questo per la precisione. Le domande sono tante, devo dire la verità, ma molte domande riguardano poi gli anni successivi, quindi il 41, il 42, il 43, e di questo io dico a chi ci segue, ne parleremo nei prossimi convegni. Una bella domanda, ed è l'ultimo commento che faccio, è su quale sia stato il miglior generale italiano nella Seconda Guerra Mondiale. Io sono molto parziale, dico la mia e chiedo ai professori rapidamente se hanno qualcosa da dire, e poi passiamo ai saluti e ai ringraziamenti. Secondo me il miglior generale italiano è Messe, la butto lì. Ci vuol dire anche perché il generale? Beh, perché? Perché Messe, prima di tutto, aveva le idee chiare. Era molto preparato, sapeva quello che faceva, sapeva quello che diceva, lo diceva, perché nei confronti dei suoi superiori, nei confronti del capo del governo, fu sempre molto chiaro e disse sempre liberamente e chiaramente quali fossero i problemi, quali fossero le difficoltà e che cosa non si potesse fare. E poi combatté bene, i soldati gli volevano bene, lo amavano, lo rispettavano, lo ubbidivano, sapevano che lui era un comandante responsabile e che non sprecava vite umane. In Africa fece molto bene, e anche in Russia, ma in Africa fece molto bene. E poi sono prevenuto, perché vado all'altro nonno, il nonno paterno, che militò sotto Messe, detto sotto Messe così è brutto, ma agli ordini di Messe durante la Grande Guerra, per cui sono effettivamente un po' prevenuto. Grande soldato, grande comandante in prima linea da giovane ufficiale durante la Grande Guerra, e ritengo eccellente comandante di grande unità nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi dico solo che in linea di massima io non sono un esperto di questi temi, però Messe è uno dei pochi, forse l'unico alto ufficiale italiano che godeva di, diciamo, di rispetto da parte alleata, questo sì. Mentre gli altri, devo dire, non godevano di un grande prestigio. Anch'io non sono un esperto di queste cose, anch'io sono prevenuto che mio zio era agli ordini di Messe in Tunisia, e quindi anch'io dai suoi racconti avevo tratto un'impressione, diciamo, al di là della parte storica positiva sul personaggio. Lo conosco di più sul dopoguerra, e quindi lo conosco di più per quanto riguarda le vicende dell'ipotesi di una grande destra insieme con Bottai e la suo partito dei combattenti, che poi non ebbe esito, ma che dimostrava però un'idea piuttosto interessante della vita politica italiana, soprattutto in ordine a uscire dall'equivoco del neofascismo. Messe questo l'aveva perfettamente capito, quanto il neofascismo poteva essere, e quindi il Movimento Sociale Italiano, poteva essere l'elemento ostativo alla creazione di una destra utile, di una destra funzionale,
al riequilibrio del quadro politico. E devo dire che per un militare, non me ne voglia il generale Poli, ma insomma avere una visione politica così, altri generali abbiamo avuto nell'Italia di quel periodo che non brillavano dalla stessa maniera, ma Messe da questo punto di vista era una persona sicuramente acuta, sensibile e abbastanza intelligente. Grazie di nuovo a tutti, ringrazio i colleghi che hanno permesso questo collegamento. E ringrazio i colleghi della pubblica informazione e comunicazione, invece tutti quelli della componente tecnica delle trasmissioni per questo bel risultato, perdonatemi, ma credo che sia stato un bel risultato e spero il primo di una serie. Il web è un terreno che dobbiamo sfruttare. E poi sono partigiano anche in questo caso, un grazie al mio ufficio storico che mi ha aiutato, che è stato determinante nel pianificare, nel concepire, nel condurre questa attività, che spero essere la prima di una lunga serie. Molti ci hanno seguito, molti hanno fatto domande, belle domande, ma ripeto, mi auguro di fare altre attività che riguardino magari ancora il 40, ma gli anni successivi di guerra, per poter approfondire con gli amici, i colleghi, questi argomenti. Professori, tante tante grazie, con l'augurio di poterci incontrare presto di persona, abbracciandoci. Un'ultima domanda, generale. Sono previsti gli atti di questo nostro seminario? Allora, è previsto, è stato registrato e quindi la registrazione, quando verrà pulita dagli aspetti tecnici, come mi hanno detto gli amici e colleghi, verrà messa sul sito dell'Esercito. E già da oggi con l'ufficio storico vediamo, e poi insieme a loro, vediamo come arrivare a una pubblicazione. Accetto proposte, i miei. Io gliene potrei fare anche una subito a gratis, come si dice a Roma. Io ho una collana della nuova rivista storica con un editore molto generoso, quindi poi non sarebbe neanche un volume molto cosa, quindi la potremo ospitare senza problemi. Poi però non mi voglio dire. Grazie professore, allora approfondiamo questa possibilità, grazie della sua generosa offerta. Buongiorno a tutti. Grazie a lei. Grazie mille. E un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito sul web, grazie ancora. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti.